Questo programma è offerto da... E buonasera, domenica 8 dicembre, ancora in compagnia di noi, della squadra di Domenica Gol. Iniziamo subito perché anche oggi è stata giornata di campionato e tante e tutte le squadre hanno disputato sui campi le partite, ma anche la Volley ha giocato fuori casa. Non prima però di dare i nostri numeri di telefono, per chi volesse mettersi in contatto con noi lo può fare allo 0967521675, al 339483796767, come sempre, sempre presenti con gli sms e soprattutto presentissimi sul nostro profilo Facebook. Grazie. E per chi volesse comunicarci qualcosa via mail lo può fare a redazione sportiva @soverato1tv.net. Inoltre siamo in diretta, ma anche potete seguirci anche in streaming su www.soverato1tv.net. E stasera con me, come sempre, una buona serata a Mimmo Cosentino e a Fausto Varano. Quindi finalmente ti ritroviamo. Ciao, dal nord Italia con la neve. La neve non ce l'hai portata, però. No, non ne ho portato, però mi pare di aver portato un po' di freddo. Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati dopo una lunga assenza. Bentornato. Grazie anche a voi per l'accoglienza, e davvero. Ma ho saputo che ci sono state delle belle novità, ho sentito dire al nord, si parlava di Auditel, mi hanno detto che il mese di ottobre avete sbancato. Immagino che questo mese che non ci sono stato io avrete superato ogni limite. Ma lei ha parlato alla stampa del nord, no? No, è arrivata qualche voce, è arrivata. Ho capito. Perché le notizie viaggiano sempre veloci e ricordiamo questo fatto per chi si fosse messo in contatto con noi in questo momento. È vero che noi siamo il programma sportivo più seguito di tutta la Calabria e di questo noi ringraziamo naturalmente sempre e con il cuore e con affetto i telespettatori e le telespettatrici. Una grande televisione questa. È una grande redazione sportiva e grazie naturalmente a tutto lo staff, tecnici, cameraman e tutti quanti che hanno reso grandi questa trasmissione. Stefani, esatto. Li vogliamo dare gli auguri alle concette, alle concettine, tutte le immacolatine, tutte quante, perché oggi certo. È l'Immacolata Concezione. Assolutamente sì, quindi tanti auguri a chi porta questo nome e sempre con noi ospiti di riguardo. Una buona serata al presidente del Taverna Parrottino Giancarlo e a Leo Di Marco, portiere del Taverna. Buonasera. Buonasera e benvenuti alla nostra trasmissione. Quindi vedete come ci allarghiamo, giustamente, perché Mimmo... Ma è perché siamo seguiti e ci seguono e noi seguiamo le squadre, perché... Il nostro compito è stare sempre vicino a loro. Noi vi ringraziamo amici telespettatori perché sappiamo che siete in tanti che ci richiedete la nostra presenza sui vostri campi, visto proprio quest'anno che siamo a livello regionale. Cerchiamo di fare il possibile, però sapete, le domeniche purtroppo ci sono alcune partite che possono essere seguite, altre no. Ma ci adopereremo per fare in maniera tale da mandare immagini un po' da tanti campi. Arriveremo anche lì. E iniziamo però subito con la Volley e infatti vedo già in grafica i risultati. Riso Scotti, Pavia, Saugella, Monza 2-3,
Montichiari Soverato 3-0, San Casciano Bolzano 3-2, Cadelbosco Scandicci 3-2, Rovigo Sala Consilina 3-0 e Vicenza Gricignano 2-3. La classifica? E Saugella, Monza e San Casciano e Montichiari 15, Volley Soverato e Rovigo 11, Riso Scotti Pavia e Vicenza 9, Bolzano 8, Scandicci 7, Sala Consilina e Gricignano 3, e Cadelbosco 2 punti in classifica. E qui una brutta sconfitta, Mimmo. Ma una sconfitta che forse si aspettava anche perché il Montichiari è la squadra, una squadra fatta per vincere, sapeva che sono partiti per una trasferta difficile. Oggi sono state un po' di sorprese qui nella Volley, il Gricignano che vince la sua prima partita, il Monza che va a vincere fuori casa. E diciamo che per il Soverato è stata una brutta sconfitta perché il punteggio è stato pure un pochettino pesante, comunque non c'è da fasciarsi la testa e aspettare la prossima partita in casa. Sì, e al telefono con noi dovrebbe esserci il coach Breviglieri. Pronto? Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Dicevamo con Mimmo Cosentino, commentavamo questa partita che c'è stata praticamente una sconfitta schiacciante. Lei era lì, come mai? Visto che stavamo andando veramente bene. Beh, sì, stavamo andando veramente bene, però sapevamo anche di andare a incontrare una squadra molto forte, quindi io non è che abbia molte cose da dire. Stasera abbiamo perso nettamente, onore all'avversario che è stato in tutto e per tutto superiore a noi. Buonasera, mister coach Marco, ciao. Sono rientrato, siamo qui. Ciao Fausto. Ma mi ritrovo con questa sconfitta davvero inaspettata perché vi avevo lasciato che stavate facendo un buon campionato. Diciamo che le grandi squadre si dovrebbero vedere proprio da questi appuntamenti importanti, almeno per quanto riguarda l'andamento della gara, o mi sbaglio? Allora ti correggo perché inaspettata forse lo è per voi, per noi addetti ai lavori lo è un po' meno. È chiaro che speravamo di tornare a casa con un altro punteggio, questo è poco ma sicuro, ma vi assicuro che noi stasera abbiamo incontrato una grande squadra. Sì, ma io mi riferivo proprio al fatto all'andamento dei set. Sì, noi purtroppo l'unico rammarico che possiamo avere in questo momento è che se avessimo vinto saremmo nell'Olimpo della classifica. In questo momento siamo ancora nella parte alta, però la verità è nuda e cruda, cioè le due squadre che io in tempi non sospetto ho dichiarato, due squadre che secondo me sono al di sopra degli altri, ci hanno defilato tutte e due un 3-0. Non credo che sia un caso. Poi che noi sperassimo di fare meglio, questo è poco ma sicuro. Marco, ciao Marco. Beh, di questo ne avevamo parlato già venerdì con te. Si sapeva che era una partita difficile da affrontare, la temevi, è successo infatti. Però ecco, come era temuto pure il Pavia. Sul Pavia abbiamo fatto una grossissima gara, vinta 3-0. E questa sconfitta, come dicevo prima, ci può pure stare. No, ma io, ragazzi, le analisi ci stanno tutte. Analisi ci stanno tutte perché come sempre è vero che noi temevamo Pavia come temevamo Rovigo, ma vi assicuro che Montichiari è di un altro pianeta rispetto a queste due squadre. Io sapevo che era forte, ma stasera mi ha dato proprio dimostrazione di essere molto forte, molto forte. Tra l'altro loro hanno giocato questa sera al completo per la prima volta, fino ad ora loro erano arrivati senza il loro posto titolare, stasera ha giocato anche il loro posto titolare, quindi è una squadra con giocatrici che hanno giocato campionati di A1 da titolari, non da riserve, vorrei ricordare, e non in tempi passati, ma l'anno scorso e 2 anni fa, perché Saccomanni, Daglia, Musti De Gennaro sono giocatrici che hanno esperienza da titolari in A1, recenti, non in passato. Quindi è una squadra che ha un'altezza media di quasi vicino all'1,90, è la squadra più alta in assoluto nel campionato. Non a caso è una squadra con la quale noi abbiamo fatto una fatica enorme a mettere palla per terra, perché ci toccavano tutto a muro. Poi che a noi stasera non siamo stati in una serata di grazia, questo è sicuro, ma io non mi sento di fare la croce addosso alla nostra squadra, ci sono tanti e tanti meriti dell'avversario in queste sconfitte. Comunque coach, ma diciamo la verità a questo punto, però un qualche cosa di positivo tu certamente l'avrei tolto anche preso anche da questa sconfitta pesante. Credo che tu sai guardare nell'ambito delle tue atlete, nella tua squadra,
Qual è stato l'aspetto positivo che tu hai potuto vedere se c'è stato? Guarda, io quest'anno ho sempre cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno, perché credo che ne valga la pena, perché sono tuttora convinto, nonostante la scopola presa stasera, di avere una squadra forte. Di positivo stasera faccio fatica a trovare qualcosa, perché abbiamo due set, ci sono proprio passati sopra come un treno. E di positivo direi che c'è stata la reazione del secondo set, dove se forse non avessimo commesso un paio di ingenuità nel finale, se avessimo contenuto magari, avessimo fatto un paio di errori in meno, forse, il condizionale è d'obbligo, magari saremmo anche riusciti a portarlo a casa, e sull'1-1 mossi un po' dall'entusiasmo, forse avremmo combattuto di più, magari saremmo stati sconfitti lo stesso, però non so, con un punteggio probabilmente che sarebbe stato diverso. A differenza di altre volte, questa sera la reazione non c'è stata, ed è stata anche molto difficile da farla uscire, perché purtroppo in questo gioco, quando non metti la palla per terra, è la peggior cosa che ti possa capitare, perché tu puoi fare errori in alto fondamentali, ma se il tuo cambio palla, continuità, la palla la metti a terra con continuità, vai avanti nel punteggio, non vanno avanti solo gli altri, vai avanti anche tu, ma se non metti la palla per terra, i fondamentali da punto è l'attacco, quello per eccellenza, Poi c'è la battuta, c'è il muro con le quali puoi anche fare punti, ma sono molti meno punti nell'economia di un set rispetto a quelli che fai con l'attacco. Noi questa sera la palla per terra non siamo riusciti a metterla. E quindi, se devo trovare qualcosa di positivo, dico che nonostante tutto abbiamo dimostrato di avere ancora un attaccante di grande caratura che è Rose, che nonostante è stata l'unica che ha messo a palla un po', con un po' di continuità, con un po' di continuità a terra, ma è impensabile poter giocare contro una squadra del genere con un attaccante solo che mette la palla per terra. Coach, per il resto invece le altre squadre come sono andate? Le altre squadre, secondo me, sentivo prima che parlavate di risultati a sorpresa, da un certo punto di vista può essere vero, ma io ritengo che in questo campionato di sorprese ce ne siano ben poche, nel senso che continuo a ripetere che chi gioca male in questo campionato perde anche, magari possiamo spezzarlo se vogliamo in due tronconi, ma diciamo che se quelle sopra tra di loro giocano male, diciamo quelle brave, una delle due brave gioca male, perde anche da quella che è sotto in classifica probabilmente. E la stessa cosa è nella parte diciamo medio-bassa. Stasera Gricignano ha vinto da Vicenza, se non sbaglio, fuori casa, sì. Ha perso in casa con Gricignano, Vicenza ha perso in casa con Gricignano, Gricignano è l'ultima classifica, Crovelli era l'ultima, è andato a vincere. Cioè, San Casciano ha vinto ma ha fatto fatica. È un campionato dove se si gioca male si perde, perché le differenze tra le squadre non sono così evidenti. Noi abbiamo vinto 4 partite consecutive in campionato, perché dopo la sconfitta di Monza ne abbiamo vinte 4, ma non sono state 4 partite vinte in scioltezza, sono state 4 vittorie conquistate facendo fatica. Se noi avessimo giocato un po' sottotono quelle partite probabilmente le avremmo perse, non vinte. Il livellamento c'è quest'anno, poi probabilmente è verso il basso, perché non c'è diciamo nella parte alta il livellamento rispetto all'anno scorso, un po' più verso il basso, perché non c'è un Novara, non c'è un Casal Maggiore, non c'è un forse Montichiari, anche se Montichiari stasera è andato veramente, io sapevo che era forte ma non pensavo veramente così forte stasera, è stata una partita incredibile. Marco, difatti nessuna squadra è a punteggio pieno. Sì, ma infatti è quello che io continuo a sostenere da prima ancora, che da quando stavamo facendo ancora mercato. Quest'anno chi vincerà, secondo me, vincerà perdendo diverse partite. Uh-huh. E infatti noi non dobbiamo assolutamente fasciarci la testa, dobbiamo accantonare e dimenticare immediatamente questa partita, anche perché noi rispetto a tutte le altre, è vero che abbiamo perso sia da Monza sia da Montichiari, però adesso abbiamo San Casciano e tutte le altre sono sotto di noi, quelle che dobbiamo incontrare, che non vuol dire niente, però rispetto a quelle che ci precedono noi abbiamo già incontrato tutte quelle le squadre di alta classifica a parte San Casciano, mentre tra di loro dovranno ancora giocare, cioè Pavia con Montichiari, Monza con Montichiari, San Casciano con tutte e due si devono ancora incontrare, quindi sono anche tra di loro si mangeranno dei punti. Bene, grazie coach. E quindi prego. Alla prossima. Buonasera. Grazie, buonasera. E io volevo ricordare però che un ampio spettro sulla volley ce lo fa il nostro collega Pietro Mosella con il suo sottorete che va in onda il venerdì, esatto? E che anche lì pare che i dati Auditel dicano cose positivissime.
Ecco, quindi per chi insomma è appassionato di volley c'è sempre Pietro Mosella che ha questo occhio attento e questo suo programma che sta andando veramente forte. E quindi passiamo al calcio, iniziamo subito con la Serie D, risultati e classifica. Batti Pagliese Interregio 1-1, Messina Pomigliano 0-1, Montalto Agropoli 1-1, Due Torri, Torre Cuso 2-3, Licata Savoia 0-2, Noto Vibonese 1-1, Nuova Gioiese Cavense 0-0, Ragusa Orlandina 0-4 e Rende Acagras 0-2. La classifica ci dice che Savoia e l'Acagras sono a 33, Nuova Gioiese 27, Cavese 25, Torre Cuso 22, Batti Pagliese 21, Interregio 20, Noto e Pomigliano 19, Orlandina 18, Montalto 17, Agropoli 16, Due Torri 14, Messina 13, Rende e Licata 6, Vibonese 5, chiude Ragusa con 4 punti in classifica. E qui Mimmo. E qui Savoia che continua sempre insieme all'Acagas la marcia perché fa suo questo campionato, perché io l'ho sempre detto, diciamo la gara è tra loro due, anche se dietro c'è la Nuova Gioiese, però sono squadre che la Nuova Gioiese sta facendo bene da matricola di questo campionato, sta facendo bene, si trova ben piazzato nella zona playoff e noi ci auguriamo che fino alla fine possa rimanerci. Le altre squadre anche oggi hanno fatto bene, anche se a metà, prendendo soltanto un punto, la Vibonese fuori casa, l'Interregio fuori Stava casa, vincendo oltretutto la la Vibonese. Vibonese che stava vincendo, però è messa, caro Fausto, è messa molto molto male. Siamo già Sì. alla fine del girone di andata, insomma, chiudere con 5 punti, lo stesso Rende che oggi, anche oggi ha perso in casa, non riesce più a vincere, quindi fare il giro di boa a 5 punti, a 6 punti è un pochettino difficile poi potersi Sì, tirare comunque fuori, anche se le la notizie che classifica. arrivano da Ragusa e da Licata potrebbero dire che almeno quelle due potrebbero essere le dirette squadre retrocesse, perché pare che stiano giocando con dei ragazzini, non si sapeva se nemmeno oggi si presentassero in campo. Quantomeno eviteremmo la retrocessione diretta, e poi se la potrebbero giocare quantomeno ai play-out, si vede. Speriamo di no, perché altre due retrocessioni delle No, calabresi cominciano a sarebbe diventare dura, pesanti. sarebbe dura. È tutto per la Serie Sì, va D. bene, andiamo Possiamo passare quindi avanti. all'eccellenza. Anche qui risultati e classifica. Vediamo se arrivano. Eccoli. Eccoli, Rossanese Bocale 1-1, Gallico Catona Corigliano 2-2, Castrovilla di San Biase 2-0, Guardavalle Roccella 1-0, Nausica Isola Caporizzuto 2-2, Palmese Acri 1-1, San Lucido Paolana 0-0, Sersale Taure Novese 1-1. Roccella è 31, Isola 25, Castrovillari, San Biase, Guardavalle 24, Palmese 23, Gallico Catona 22, Sersale 18, Corigliano 17, Acri e Bocale 15, San Lucido 13, Rossanese e Taurianovese 10, Nausica 9, Paolana 8 punti in classifica. Io direi quindi, se la regia mi conferma, di andare a vedere il servizio del Nausica che ha giocato contro l'Isola Caporizzuto e poi ritorniamo in studio con i commenti di Mimmo Cosentino e Fausto Varano. Vediamo. Plasodonte sul punto di battuta lancerà a lungo verso e c'è il gol! Finalmente c'è il gol della Nausica con Agosto. Lancio in avanti, arriva da solo, ma è nullo il gol di Ortolini perché la palla e poi Rocca. Lancio immediato verso Turano, Turano e c'è il gol dell'Isola Caporizzuto al Campagna. In aria, ancora una volta svetta e c'è calcio di rigore. Parte Seola. Sica purtroppo riesce a portare a termine la gara vincendola, anche se ha avuto un ottimo impatto sulla gara stessa, la conduceva per 2-0 e poi si è fatta recuperare nel finale. A momenti arrivava anche la beffa. Siamo con il presidente della Nausica, Mario Canistrà. Sì, in effetti in poche parole hai fatto la cronaca di tutta la partita. Mi preme dire innanzitutto che abbiamo giocato contro una signora squadra che vanta un trio d'attacco non indifferente. Oggi i nostri hanno messo cuore e gambe dentro il rettangolo di gioco.
Eravamo in vantaggio di 2 gol, non siamo riusciti a chiudere la gara. Purtroppo stavamo pure per perdere, se non fosse stato per un errore clamoroso del loro attaccante. Devo dire che nel momento in cui stavamo giocando, continuavamo a tenere palla, loro si buttavano avanti con grande foga, ma non avevano avuto grandi azioni da gol. E poi un errore a centrocampo, una palla persa, gli ha consentito di accorciare le distanze. Ci hanno creduto, sappiamo che l'Isola è una squadra che non molla mai e oggi ce l'ha dimostrato. Beh, dobbiamo notare che l'ingresso in campo di Rocca ha dato molta vivacità al reparto offensivo dell'Isola Capo Rizzuto, perché si muoveva come un dannato, era quello che ha imbeccato Turano per il gol del momentaneo accorcio del risultato, e poi ha continuato a giocare velocemente mettendovi in difficoltà sulla fascia. E questo la dice lunga sull'organico dell'Isola, perché Rocca è entrato, ha fatto bene per la sua squadra, ma ha sostituito Alessani, che nel primo tempo ha cercato di fare lo stesso gioco. E chiaramente dandosi la staffetta e trovandosi più fresco rispetto agli altri ha potuto dare quella marcia in più all'Isola, anche se, ripeto, al di là di queste azioni, nel primo tempo hanno avuto qualche buona azione con Eseola, ma nel secondo tempo sono state solo le azioni del rigore, del gol e della, diciamo, palla che per un infortunio del nostro difensore gli stava consentendo di fare il 3-2. Presidente, un'ultima cosa, nel primo tempo commentavamo che l'Isola Capo Rizzuto al vostro cospetto non sembrava quella squadra che occupa la seconda posizione in classifica, perché voi ci credevate, attaccavate con piena volontà di vincere questa partita. Da quello che abbiamo visto speriamo che sia pronta una risalita vostra in graduatoria. Guarda, io non dalla prima giornata, ma da diverse giornate che lo dico. Intanto l'Isola, ribadisco che è una buonissima squadra, però io ad oggi non ho visto una squadra che ci ha messo sotto. Abbiamo sempre perso per degli episodi, abbiamo perso o pareggiato probabilmente per delle nostre leggerezze. Ci vogliamo scrollare il prima possibile questo 2013, che non è stato foriero di buoni risultati, e quindi piano piano stiamo anche cercando di tassellare l'organico. Oggi si è rivisto, abbiamo preso Ortolini, che ha dato grande possibilità ai nostri due avanti di poter creare azione, lui stesso è andato in gol. E in settimana abbiamo ottenuto anche il transfer del brasiliano Achilles, che dalla prossima partita sarà arruolabile, quindi piano piano stiamo cercando di tassellarla per cercare con grande difficoltà di risalire la china. Ma intanto domenica c'è il Roccella. Mi auguro che non sia una gara di testa a coda, perché non so cosa hanno fatto le squadre, la Paolana nella fattispecie. Sicuramente una partita sulla carta molto ostica e difficile, ma noi, come hanno dimostrato oggi i ragazzi, ce la metteremo tutti per cercare di portare un risultato positivo, e dobbiamo cercare di correggere quelle piccole sbavature di ingenuità che consentono poi agli avversari molto più esperti di punirci. Consentimi di fare diciamo una buona immacolata a tutti e un buon Natale, se non ci dovesse essere l'occasione di farlo in altra occasione. Mister Caligiuri, un'Isola Capo Rizzuto che è venuto asseverato per non perdere, ci è riuscita, forse voleva anche vincere la partita. Allora, non è che siamo venuti per fare la nostra partita, sapendo delle difficoltà che si possono trovare durante la gara, no? Noi non abbiamo mai sminuito i valori degli avversari, noi li abbiamo mai ingigantiti, noi sappiamo che ogni partita è una storia a sé, sapevamo che dovevamo venire concentrati, cattivi, e per l'ennesima volta questa squadra, parlo della mia chiaramente, ha dimostrato cuore, carattere. Sta succedendo un pochino troppo spesso, secondo me, anche se è una cosa positiva, però sta succedendo spesso che siamo costretti a rincorrere spesso gli avversari ultimamente. Ci siamo sempre riusciti, però capiterà pure che non ci riusciremo. Quindi partita ormai era sul 2-0, però questi ragazzi ormai mi hanno abituato almeno a lottare fino alla fine. Credo che poi tutto sommato anche la sconfitta per noi non ci stava, secondo me, perché anche il primo tempo non abbiamo giocato bene, però avevamo creato noi un paio di situazioni pericolose proprio davanti a tu per tu col portiere che abbiamo sbagliato, poi abbiamo preso il gol loro. Sul raddoppio a quel punto la partita era in salita. Però ripeto, questa è una squadra che ormai mi ha abituato ultimamente e non deve più succedere, perché non è che possiamo sempre andare a rincorrere.
però fino alla fine ci credono, non mollano, combattono, lottano, riaprono la partita. È successo con Guardavalle, è successo col Sersale, è successo tante volte quest'anno, e sono stati premiati da un punto che poi alla fine addirittura abbiamo avuto l'occasione clamorosa all'ultimo secondo con Turano, però è giusto così che accettiamo un buon punto preso in una partita che si era messa difficile per noi. Non vogliamo parlare di singoli, ma se ci dovesse essere un nome oggi che vi ha consentito di incominciare la rimonta verso il pareggio finale, quale potrebbe essere? Ah, io credo che poi tutta la squadra, abbiamo il primo tempo, alcuni non si sono espressi sul solito livello per tante problematiche, credo che poi il secondo tempo abbiamo cambiato, siamo andati a tre dietro, abbiamo giocato a cinque pure noi a centrocampo come loro, credo che la capacità che abbiamo in fase offensiva di essere sempre pericolosi, pure nei momenti in cui sembriamo un po' spenti, ti dà la possibilità di non elencare o dire o nominare uno, ma tutti quanti, la squadra, che tutto il gruppo ha creato la situazione per uscire anche da qua imbattuti. In effetti noi ci sembrava che Turano fosse l'elemento più spento e poi è stato quello che ha rivitalizzato tutto e poi in ultimo, come giustamente ha detto lei, ha fallito clamorosamente il gol del sorpasso. Lo so, Turano ha queste caratteristiche, lui non è un giocatore che magari partecipa molto alla manovra, è un giocatore, io lo conosco da quando era nella primavera del Crotone con me, che ha questa capacità di aggredire gli spazi sempre, comunque gioca in funzione della porta. Quindi a noi non interessa che venga molto a partecipare, che però sia sempre un uomo che, come ha fatto spesso in questo campionato, nel momento in cui sembra fuori dalla partita, sembra un pochino in ombra, ha sempre questa capacità poi di essere pericoloso. Il gol sbagliato ci sta, e amen. È un peccato perché, le ripeto, clamorosa l'occasione, però anche per gli amici del Nausicaa che ci hanno ospitato alla grande, il pareggio è il risultato più giusto. Mimmo, è il pareggio il risultato più giusto? Beh, diciamo alla fine di sì. Peccato che ha sciupato oggi una buona occasione il Nausicaa. Forse ha avuto paura di vincere quando si è trovato sul 2-0 all'inizio del secondo tempo. C'è stata quella paura, dice, è possibile che riusciamo a vincere? Ormai sono entrati in questo circolo vizioso, Anche perché avevano fatto un bellissimo primo tempo, ma cosa che hanno fatto quasi in tutte le gare, perché diciamo che Nausicaa, pur trovandosi in quella situazione di classifica, non è che abbia fatto brutte partite, anzi ha fatto belle partite, non è riuscito magari ad arrivare fino alla fine come non è riuscito ad arrivarci oggi, e oltretutto poi guarda caso al 95esimo poteva esserci la beffa della sconfitta, perché c'è stato Turano, un attaccante dell'Isola, che a tu a tu col portiere, voleva fargli il pallonetto e gli ha mandato proprio a sfiorare la traversa, quindi sarebbe stata, oltretutto secondo me sarebbe stata una beffa per la Nausicaa. Sicuramente. No, stavo dicendo, certamente una partita non facile, parliamo sempre con della seconda in classifica, quindi insomma, no? Oggi non è sembrata la seconda squadra di seconda in classifica, proprio non veramente, perché noi abbiamo visto altre squadre sul campo del Monte Paone contro Nausicaa giocare, ma molto molto meglio dell'Isola Caprizzuto. Può darsi forse perché magari mancava qualche uomo tipo Leone, che magari è il faro della squadra, però non è che mancando un uomo in una squadra può diciamo cambiare così tanto il gioco, Fausto, è vero? No? Proprio io, difatti, a maggior ragione di quello che stai dicendo tu, mi sembra che per il Soverato sia stata un'occasione persa, perché davvero sul 2-0 farsi rimontare sul 2-2, addirittura rischiare di perdere, poteva essere davvero l'occasione per la prima vittoria effettiva sul campo per la Nausicaa, e quindi poteva cominciare davvero, anche perché in questo modo la classifica si fa dura, difficile, visto già che le altre squadre, per esempio la Paolana ha cambiato allenatore con Morelli e si sta rinforzando. Visto che un po' tutti. Comunque è tornato Ortolini, quindi è tornato Ortolini, dalla prossima settimana ci sarà, perché gli è già arrivato il transfer del brasiliano, ci saranno ancora un paio di innesti, quindi anche il Nausicaa, diciamo, avrà i suoi uomini nuovi.
È solo che con questa vittoria di oggi, dai, si sarebbe portata a 11 punti, cioè quasi fuori dalla zona play-out, sì. Perché se andiamo a vedere, esatto, che il Bocali ha 15 punti, quindi portarsi a 11... Scavalcava anche Torre Novese e Rossanese. Anche perché poi non è, oggi poi con la classifica, con i risultati che poi andremo a vedere, perché i risultati non li abbiamo visti, non è cambiato nulla giù, perché guarda caso tutte le squadre, San Lucido, Rossanese, Torre Novese, Nausicaa, Capolan, hanno pareggiato. Quindi con questa sì. Vittoria sarebbe stata importante. Su tutte, invece non è cambiato niente. Come non è cambiato niente Mimmo, nemmeno in alto, perché non hanno approfittato della sconfitta del Roccella, perché l'unica squadra che ha fatto punti delle seconde, diciamo, è stata l'Isola, perché anche la Palmese invece ha pareggiato in casa. A questo punto gli sta bene il risultato all'Isola di parità, perché esatto. Ha guadagnato un punto su tutte certo. Le squadre. Ed è rimasta in pratica seconda, invece non si è fatta scavalcare nemmeno dalla sì. Palmese che ha impattato. Guardiamo i risultati intanto. Sì, riguardiamo i risultati. Sì, riguardiamo i risultati e poi chiediamo anche un parere al presidente Parrottino. Cosa pensa di questa eccellenza? Ecco, prego, presidente, ci dia lei suo commento. Il discorso sull'eccellenza è tutto legato soprattutto economico e che più ha più spende. Purtroppo il calcio nostrano non esiste più nemmeno sull'eccellenza, quindi comunque a noi è una questione di mercato, diciamo, sì, è una questione di mercato, acquisti. Che a breve si aprirà, no? È già aperto dal primo di dicembre, quindi, giorno 2. E quindi adesso... dicevamo invece Sabbiase, vediamo se mi mandano la classifica, così vediamo. Quello che ne ha approfittato perché c'era Guardavalle e Sabbiase. Quello che ne ha approfittato oggi è stato il Castrovilla. Castrovilla. Poi diciamo certo. Che nella giornata odierna solo due partite sono state soltanto delle vittorie: il Guardavalle che ha vinto sul rigore contro la prima della classe, contro il Roccella, e il Castrovillari che ha vinto con il Sabbiase. Quindi il Castrovillari ha fatto una bella marcia, perché era partito un pochettino in sordina e piano piano, guarda caso, è arrivato a 24 punti, una bella scalata ha fatto. Sì, comunque diciamo che il campionato è abbastanza livellato. Oggi per esempio la vittoria di questa vittoria del Guardavalle contro la capolista Roccella è stata importante. Mi ha meravigliato un pochettino il silenzio stampa del Roccella dopo della partita di Guardavalle. Ha parlato il vicepresidente, non si è voluto esprimere. Lo sentivo con il caro amico Antonio Blefari, che sono chiusi in silenzio stampa dopo la partita. Non so, sarà successo qualche cosa, però credo che in questi casi non c'è da fare nulla, bisogna accettare anche la sconfitta. Oltretutto con 7 punti di vantaggio il Roccella, insomma, quest'anno di Ciccio Galati mi pare che veleggia abbastanza bene. Guarda, molto probabilmente, cioè io parlo così, molto probabilmente, non lo so, io non c'ero, non posso dire, dato che hai detto che c'è stato silenzio stampa, io questo non lo sapevo perché non ho avuto il modo di seguirlo oggi. E, dicevo, può darsi pure che il Guardavalle ha vinto sul calcio di rigore, molto probabilmente può darsi pure che abbiano contestato ma da questo ad arrivare esatto, a silenzio stampa insomma non è... Forse per evitare magari a caldo di dire qualche cosa che potesse, Presidente, che certe volte quando si è a caldo della partita uno magari è tentato a dire si esce cosa, sempre un po' fuori dai limiti, è così. È vero. Grazie a chi ci augura il bentornati, anche a me. Domandare a lui che sì, a Di Marco che cioè su lì un po' sull'isola, perché lui conosce bene il mister, conosce magari perché tu giocatori. Sei stato un portiere nell'isola, sì. Quindi magari non ho proprio giocato, però mi ha dato la possibilità di allenarmi il mister. E cosa pensi di questa squadra? Penso che, per come conosco qualche giocatore di là, abbiano trovato grosse difficoltà per il campo, perché ho visto l'immagine, il campo era abbastanza rovinato, quindi il mister so che gioca un buon calcio e magari ha potuto incontrare qualche difficoltà sul per il terreno di gioco, però un punto qui non è infatti contento per il punto che ha preso, non è da tutti. Comunque non ci sono più le partite facili di una volta, mi sembra un campionato abbastanza equilibrato, anche perché in basso la classifica è molto corta, quindi abbastanza equilibrato. Ok, passiamo quindi in promozione, se è tutto Mimmo?
Ditemi, ricordiamo, ditemi voi, no, voi dicendo, ecco, dare l'input. No, parlando, ricordiamo, che voi siete ricordiamo, opinionisti, che la prossima domenica il Nausicaa si recherà proprio a Rocella, a Rocella, quindi sarà, e un sarà testa, una bella lotta. Sarà un testa coda, che sai, poi, tra l'altro, tutto può succedere. Sì, non è che noi, intanto no, diciamo che la giornata di domenica scorsa, che non si è disputata per il maltempo, tutte le partite di tutti i campionati saranno recuperati nella domenica tra il 4 e il 5 di gennaio, quindi in pratica si accorcerà un pochettino la sosta di Natale. Leggevo un po' in giro qualcuno che contestava, però credo che questa sia la soluzione più logica. Ma guarda, ma non era possibile far, diciamo, volevano farle slittare, non è possibile. Proprio perché non è possibile? Perché ci sono nei campionati maggiori, ci sono squadre che ormai sono state fatti i calendari, magari prendi dico esempio San Biase, non lo so, magari San Biase giocava, gioca sia il San Biase sia, e sia, esatto, sia la Vigor, quindi se poi sì, nella stessa città ci stanno due squadre che esatto, poi andavano ad accavallarsi nella stessa giornata le due squadre a giocare, quindi è la soluzione più giusta, è quella che hanno preso, quindi è inutile fare polemiche, perché è questo è soltanto il motivo perché non si è risultato una settimana. Ma quando si fa una cosa e si fa per tutti, credo che non si agevoli nessuno e non si danneggi nessuno, quindi credo che è fatta per tutti, e quindi tutti quanti allo stesso modo avranno una situazione. Ci sarà qualcuno che probabilmente, qualche squadra avrà da calendario tre partite consecutive interne, addirittura, perché c'è la fine del girone di andata, quella partita che si è saltata e poi la prima del girone di ritorno. Può capitare. Sì, oppure magari c'era chi si lamentava, dice, ma perché non l'hanno fatti il 28, il 29? Ma è la cosa più giusta invece quella del 4-5, anche perché hanno modo le squadre di riprendersi, di allenarsi con serenità, senza giocare in continuazione. E l'altra cosa che è stata fatta è stata quella di posticipare anche la finale di Coppa Italia tra la Palmese e proprio l'Isola, se non vado errato, che è stata spostata a giorno 8 di mercoledì. Capita quest'anno, gli altri anni capitava magari in una giornata festiva, quest'anno deve capitare di mercoledì. Infatti la lamentela era proprio questa. Oggi sentivo proprio quelli dell'Isola che devono disputare la finale, dice, guarda, proprio di mercoledì, insomma, non avremmo giocato di festivo, invece dobbiamo giocarlo di mercoledì. Vabbè, ma quando si fanno i recuperi si fanno anche di mercoledì, però non è un recupero. È presumibile che si faccia, per esempio, alla Lamezia, dove c'è un Lamezia non si farà, quindi sicuramente si farà verso Rende, cose da quelle parti, anche perché Lamezia, ti spiego il motivo perché non si può fare, perché c'è San Biase e Palmese che purtroppo si scontrano, hanno dovuto fare la partita a porte chiuse, quindi sono i tifosi, per evitare proprio magari rappresaglie, quindi non si farà. Suggeriamo Catanzaro, che siamo più vicini, non si farà. Bisogna trovare lo stadio, lo so, esatto, ecco. Lì è una bella lotta, non apriamo, chiudiamo questa parentesi e ricordiamo, visto che abbiamo ricordato il Catanzaro, che oggi il Catanzaro ha pareggiato con il Barletta, quindi col gemellaggio che facciamo di solito. E succede anche questo, e passiamo alla promozione, girone A. Promo Sport San Marco 4-1, Roggiano 3 Bisacce 2-1, Scalea San Fili 1-0, Davoli Rocca Bernarda 3-0, Torretta Mantea 2-1, Cotronei Luzzese 0-1, Cutro Grimaldi 6-1, Garibaldina Silana 0-1. E Cutro 28, Davoli 26, Roggiano e Torretta 25, Luzzese e San Fili 22, Promo Sport e Scalea 20, Amantea 19, Trebisacce 16, Garibaldina 15, Rocca Bernarda 14, Cotronei 13, Silana 10, Silana 11, Grimaldi 10 e San Marco 4 punti in classifica. Io direi quindi di andare con il servizio Davoli-Silana e poi rientrare come sempre qui in studio con i nostri commenti. Vediamo se c'è, se no andiamo subito a commentare. Mimmo, che dici? Dopo il Rocca Bernardo dovrebbe essere, eccolo qua. Yeah.
Finisce 3-0 per il Davoli, tra Davoli e Rocca Bernarda, un buon primo tempo giocato dagli ospiti dove potevano anche portarsi in vantaggio, poi nel secondo tempo è uscito fuori il Davoli che era stato, si era sembrato un po' opaco nella prima parte e l'ha fatto sua la gara. Sì, è vero, il primo tempo l'abbiamo giocato alla grande, il secondo non ho visto così una superiorità da 3-0 sinceramente, e poi gli episodi un po' hanno condizionato tutto perché al quarto d'ora il rigore così su mani giusto naturalmente, però comunque non cercato, voglio dire, non un'azione costruita, un po' ci ha fatto un po' smarrire, nel senso che abbiamo cercato in maniera disordinata di pareggiare e di portarci in avanti e quindi abbiamo concesso il 2-0, poi la partita, poi siamo usciti dalla partita, cosa che non avevo chiesto. Io avevo chiesto qualunque cosa succeda, visto che qui è possibile prendere un gol e andare sotto, di mantenere la stessa quadratura in campo. Purtroppo i ragazzi la voglia li ha un po' fregati e si sono spinti in avanti, abbiamo concesso cose che queste sono bravi giocatori, quindi non ti perdonano. Ecco, mister De Rito, ma anche noi abbiamo visto sulla carta, ma anche sul campo, il Rocca Bernarda ha dei buoni giocatori, giocatori che ci sono anche di categorie superiori. Sì, non tantissimi, ma ce l'abbiamo qualcuno, ma adesso stiamo cercando di quadrarla. Siamo stati bravi specialmente nel dialogo nello stretto, perché ce l'abbiamo questa caratteristica, gliel'avevo chiesto di arrivare nella zona del pallone e quindi di dialogare lì e comunque anche se dovessimo perdere la palla lì di fare densità in quel momento, e sono stati bravi fino a quel momento. E ripeto, per noi dopo il gol un po' c'è stato un attimo di eccessiva voglia di andare a pareggiare che ci ha un po' costretto ad uscire dalla partita. Con mister, quali sono i programmi di questo Rocca Bernarda? I programmi, io sono qui perché sono del posto, lo faccio gratuitamente da sempre, e i programmi lo dovresti chiedere alla società. Io sono qui comunque, se mi fanno andare in campo con 11 ragazzini di Rocca io ci vado perché sono del posto, però per quello che succede domani, che dovrebbe essere un giorno decisivo per noi per andare a prendere anche qualche giocatore importante, specialmente davanti, come avete visto abbiamo un solo attaccante che è 96, quindi lì ci manca qualcosa, è evidente, e se lo prendono, ripeto, bene, se no io rimango comunque al mio posto, finché non mi cacciano naturalmente. No, non era la domanda mia era invece, ecco, visto che abbiamo visto magari in tribuna qualche mister, no, con sì, i dirigenti, è un intimo ecco, amico, allora no, di solito arriva sempre a fare la domanda. Sì, no, è un intimo amico nostro, anzi l'ho invitato io a venire qui, perché per me è stato un maestro, e quindi ieri ci siamo sentiti, ho detto guarda che siamo a tavolo, se vuoi venire ci fa piacere, e lui è benvenuto. Bomber Papaleo, anche oggi due gol all'attivo, una vittoria per 3-0 sul Rocca Bernarda in una partita che in un primo tempo un po' opaco, ma poi fuori nel secondo tempo è uscito fuori questo Davoli e ha fatto sua la gara. Eh sì, il primo tempo forse abbiamo sbagliato un po' l'approccio noi, forse un po' erano troppo chiusi nella loro metà campo e avevamo molte difficoltà a creare, perché ci chiudevano molto bene gli spazi e ripartivano. Comunque posso dire che la squadra che abbiamo incontrato fino ad adesso in casa nostra è stata una delle migliori. Prima hanno disputato un ottimo primo tempo e ottimi, qualche giocatore con un'ottima individualità. Ecco, noi conosciamo Papaleo ormai da tantissimi anni, quando ha giocato anche nelle varie squadre, ma quest'anno abbiamo visto un Papaleo ancora cresciuto. Eh sì, ho iniziato la stagione mettendomi sotto al massimo, ho fatto una buona preparazione, mi impegno in allenamento, ogni allenamento lo faccio al massimo di impegno, e poi la domenica i risultati si vedono. Tutto il lavoro, se lavori bene il lavoro paga. Ma quello del gol è un vizietto il tuo? Ogni domenica spero di fare gol come ogni giocatore. A me in questo periodo, in questa annata mi sta riuscendo molto bene, anche se gli altri anni anche ho segnato sempre, quasi sempre in doppia cifra. Adesso siamo arrivati prima dell'anno nuovo, speriamo. Mi ispiro a fare sempre più gol. Ecco Papaleo, adesso con il recupero vi aspettano tre trasferte di seguito.
Noi, con la, noi abbiamo un'ottima squadra. Se questa squadra, secondo il mio parere, migliora a livello di carattere, perché a livello di uomini, di singoli giocatori, siamo tutti forti. Però deve migliorare a livello di carattere. Se la società intende investire qualcosa in più, possiamo aspirare per lottare per vincere il campionato. Se no, con questa squadra, secondo me, lottiamo per... ci giochiamo i playoff. Possiamo giocare benissimo tra i primi cinque. A te la parola. Il Cutro continua a mantenere la testa della classifica, non molla il Davoli di Umberto Scorrano, che come abbiamo visto tanto questa vittoria sono diciamo un po' sofferta all'inizio, anche se il 3-0, però ha incontrato una buona squadra, un primo tempo che si era chiuso sullo 0-0, poi ci sono state diciamo quelle tre occasioni, una migliore dell'altra, per andare a segno. L'hanno sfruttato bene, quindi continua questa marcia al secondo posto. Quello che è uscito fuori dalla zona playoff è il San Fili. Il San Fili che sembrava che dovesse essere uno di quelli che poteva acciuffare il primo posto, guarda caso adesso si trova a 22 punti, anche se 6 punti non è che siano chissà che cosa, insomma, di differenza, fra, perché sono tutte belle squadre quelle che ci sono su, e sono le squadre che fino alla fine sicuramente lotteranno per la vittoria del campionato, però altre squadre potrebbero anche inserirsi nella zona playoff, tipo Promosport e Scalea. Promosport che era partita come allo stesso come l'anno scorso, era partita male, quest'anno era partita male anche quest'anno, però piano piano si è ripresa e l'anno scorso ha fatto i playoff e sicuramente quest'anno vorrà rifarli, vero Fausto? Sì, sì, credo di sì. Ecco, ma io proprio dando seguito a quello che dicevi tu nella domanda che facevi a Papaleo per quanto riguarda le prossime trasferte, il Davoli secondo me deve dimostrare qualche cosa di più proprio fuori casa, perché in casa sta facendo benissimo davvero. Fuori casa ha avuto qualche vittoria pure importante, però qualche battuta a vuoto, tipo quella contro la Promosport, ecco, qualche altra cosa che magari probabilmente non ci si aspettava. E proprio le prime due trasferte di cui parliamo saranno a San Fili e a Luzzi con la Luzzese, l'ultima del girone di andata e poi l'ultima dell'anno, perché l'ultima del girone di andata si giocherà poi al ritorno al 5. E poi la prima del girone di ritorno e quindi qui secondo me dovrà dimostrare il Davoli davvero di poter fare qualcosa in più se riesce a, perché è tornato per esempio in battuta da Amantea, però invece ha perso in altre partite che poteva secondo me sicuramente cercare di prendere qualche punto in più, ma sì, il Davoli secondo me ce la può fare tranquillamente a restare nella zona playoff, poi a lottare per il primo posto è da verificare, perché anche qui ci vuole poi la fortuna, ci vogliono tante cose, non ci vogliono gli infortuni. A proposito, prima di parlare ancora di c'è una rettifica da fare per quanto riguarda il guardavalle. Sì, io avevo sentito, poi siccome hai detto tu non volevo correggerti in trasmissione, il gol è stato segnato su punizione da Alessandro Ritano. Tu probabilmente hai sentito su calcio da fermo, hai pensato che si trattasse di... Io ho sentito la radio, esatto, di rigore. Sì, ha parlato di calcio da fermo, hai pensato calcio di rigore. No, era un calcio di punizione, uno dei classici calci di punizione di Alessandro Ritano, che come sappiamo pennella un po' dalla... quando ha l'opportunità. Io ho detto rigore perché il collega che c'era a fianco a me oggi alla partita chiamando il risultato dice ha segnato Reitano su calcio di rigore, ecco perché io ho detto calcio no, di rigore. No, io la sentivo alla radio, diceva segnato su calcio piazzato, probabilmente si è pensato al calcio di rigore, invece era un calcio di punizione. Comunque sono nulla cose di eccezionale, è più che naturale quando non si è sui campi, possiamo essere su tutti i campi. Non toglie il merito al guardavalle, che poi i tre punti sono tranquillamente arrivati, anzi ancora di più merito ad Alessandro Ritano, che ha dimostrato ancora una volta di essere balisticamente parlando un grandissimo calciatore. Bene, e andiamo al girone B. Andiamo al girone B. Brancaleone, no, e questa ancora è la classifica del girone B, e andiamo però prima ai risultati, oppure facciamo l'incontrario. No. Piano piano, con calma, perché
Naturalmente sono cose che capitano, perché ricordiamo che siamo in diretta, quindi questo è il bello della diretta. Ed eccoci, bene Sarnatilese, Reggio Mediterranea 1-1, Bianco Brancaleone 2-2, Deliese Taureana 2-0, Gioiosa Ionica Bagnarese 1-3, Marina di Gioiosa Soriano 3-1, Rizziconi Bovalinese 1-0, Siderno Polisena 0-1, Villese Filogaso 1-0. Con la classifica che arriva, ecco, Brancaleone e Rizziconi 29, Bagnarese 25, Bianco 22, Filogasso 20, Polisana 18, Marina di Gioiosa 17, Soriano 15 insieme al Siderno, Reggio Mediterranea e Villese 14, Deliese e Taureana 13, Bernestarnatilese e Gioiosa Ionica 11, Bovalinese 8 punti in classifica. E qui? E qui Rizziconi ha raggiunto oggi di nuovo il Brancaleone in testa alla classifica con il pareggio del Brancaleone a Bianco. Però ho notato che sta facendo sotto molto bene la Bagnarese, la Bagnarese che piano piano si è portata a 25 punti, 4 punti dalla testa, che non sono tanti. È riuscita a superare il Bianco in classifica, si mantiene ancora il Filogaso in quella zona playoff, però con due partite in meno, perché c'è quella famosa partita di Soriano che ancora mi sembra che non hanno deliberato nulla, e poi che deve giocare con la Bernestarnatilese. Guarda caso sia il Filogaso che il Soriano devono fare tutte e due le gare con la Bernestarnatilese. La Bovalinese che perde ancora oggi e mantiene l'ultimo posto in classifica, e ritorna sconfitta invece il Siderno, quel Siderno che aveva diciamo fatto 3-4 risultati positivi uno tra l'altro, togliendosi fuori da quel penultimo posto dove si trovava. Oggi si è fermato, però ci sta tutto, non è che una squadra può vincere sempre di continuo, magari perché la sconfitta è stata fra le mura amiche, molto probabilmente può essere un po' dolorosa. Comunque esatto, comunque si è tirato fuori, mentre quello che non vedo, ecco, il Reggio Mediterraneo che da diversi anni dell'anno scorso, di due anni fa, di tre anni fa. Che era per diversi anni è stata una di quelle squadre che ha sempre lottato per un buon posto anche nei playoff. Quest'anno invece non riesce a fare quei punti diciamo necessari da poterla tenere come una squadra dei primi posti. Anche se l'altra, fra due domeniche fa, è andata a pareggiare a Bianco 2-2, una partita diciamo. Ma questi sono derby. Sono squadre che quando si incontrano le squadre di loro si sentono di più. Ma poi quando si incontrano tra di loro vicini, allora è tutta un'altra cosa. Il Marina di Gioiosa che è tornata la vittoria, si sta riprendendo. Dopo con Panarello esatto, quindi mentre Gioiosa Ionica in caduta libera. Quel Gioiosa Ionica l'anno scorso ha fatto quel campionato brillante, veramente molto bello, però ha voluto fare quella politica dei giocatori del posto, quindi come diceva prima il presidente, i soldi non ci stanno, quindi si deve ridimensionare quello che ha fatto proprio il Gioiosa Ionica. Io volevo sottolineare ai nostri telespettatori che vedendo la classifica, se vedete i due asterischi non significa che sono due partite che devono recuperare, ma è il richiamo alla partita da recuperare, quindi un invito anche alla nostra grafica dalla settimana prossima di metterne uno solo, così magari non confondiamo le idee dei nostri telespettatori. Una sola partita devono recuperare le quattro squadre che devono fare, addirittura su alcune c'è pendente anche un ricorso, quindi bisognerà capire e vedere quello che è successo, perché la Bernestarnatilese per esempio a Delia Nuovo non è voluta scendere in campo, l'altra è stata sospesa, quindi ci sono delle situazioni un pochettino anche dal punto di vista legale di giustizia sportiva. Bene, e io direi quindi di andare in pubblicità. C'è ancora praticamente l'altro girone. Categoria. Questa è prima categoria, non andiamo in pubblicità. No, possiamo andare in pubblicità, vai. Ci riposiamo. No, dalla regia dicono di no, quindi andiamo in prima categoria. Fiume Freddo, Sant'Agata d'Esaro 2-1, Mendicino, Santa Maria del Cedro 3-0, Real Piane Crati, Parenti 0-2, Juvenilia Crosia 4-0, Mirto Crosia Terranova 0-1, Olimpic Acri Cassano 0-1, Serra Pelagia Prigliano 2-6, Francavilla Sofiota 2-1. La classifica?
E Juvenilia è a 26 insieme al Parenti, Fiume Freddo 24, Francavilla 20, Aprigliano e Cassano 17, Terranova 15, Mirto Crosia e Crosia e Sant'Agata d'Esaro 13, Serrapedace e Mendicino 12, Real Piane Crati 11, Olimpi Cacri e Sofiota 10, Santa Maria del Cedro 4 punti in classifica. E qui continuano sempre Juvenilia e Parenti, e il Fiume Freddo che si è fatto superare, perché il Fiume Freddo ha condotto la classifica per diverse giornate, anzi per molte giornate, poi piano piano si è fatto sotto il Juvenilia e il Parenti, che il Parenti non sembrava, ma anche se il Parenti ha fatto una buona squadra, diciamo, di chi è Parenti? Ha fatto veramente una buona squadra e sarà una bella lotta fino alla fine fra queste tre squadre. Bene, risultati del girone B e ecco classifica. Qua. Vediamo se arrivano. Real Catanzaro Torre Melissa 2-4, Cremista Cariati 1-2, Cariatese Minieri King 3-1, Prasar Uria 2-2, Promesoraca Mesoraca 0-0, Taverna Scandale 6-3, Botricello Petronà 1-0, Casabona Sant'Anna 0-2. E la classifica: Uria 27, Sant'Anna 26, Cariati 25, Botticello 22, Mesoraca 20, Torre Melissa e Casabona 18, Taverna e Prasar 16, Scandale 13, Minieri King 11, Promesoraca 9, Cremissa 8, Real Catanzaro 7, Petrona 6 e Cariatese 3 punti in classifica. E adesso, come dice la regia, andiamo in pubblicità, poi rientriamo subito in studio con i commenti del presidente e del portiere del Taverna. Ricevitoria Gerace a Montepone-Rivo. Da noi puoi giocare Superena 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere ed il nuovissimo Win for Life ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone Ritopo. Su di noi puoi scommetterci. Na 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 na
Rieccoci rientrati in studio. Per chi si fosse sintonizzato adesso sul canale 89, siete in compagnia di Domenica Gol e siamo arrivati esattamente in prima categoria. Dovevamo commentare il girone B. Esatto, c'è cioè il presidente del Taverna, intanto ci dice com'è andata questa partita di oggi. La partita di oggi, Taverna... Scandale. Doveva essere quella di domenica scorsa che è stata sospesa per la pioggia Petrona Taverna. Sì. La partita di oggi era Taverna Scandale e diciamo si è messa all'inizio male perché si perdeva 1-0. Poi nel secondo tempo abbiamo rimontato la partita fino al 5-1 per noi e dopo è finita 6-3. Quindi 6-3 addirittura. Sembra tennistico, ma il campo è tutta un'altra, è stata una bella partita maschia, quindi sul campo non c'è stata tutta sta differenza, ecco. Ma in questo campionato ne aveva parecchi di risultati abbastanza. Sì, sembra sì. Però i 4-2, 6-2, 5-4, addirittura vedo che ce ne stanno diversi. È un campionato abbastanza ricco di gol. Ci sono dei buoni attaccanti. E delle pessime difese. No, guarda. Ma sono buoni attaccanti. Buoni attaccanti, fanno la differenza. E la difesa? La difesa è un campionato abbastanza equilibrato. Cioè, voi avete incontrato quasi adesso tutto. Noi abbiamo avuto soprattutto quelle di testa abbiamo incontrato. Il vostro giudizio è quello di vedere un attimino un gradino più alto Sant'Anna e Uria. E poi ci sono 4-5 squadre che si giocano i playoff. E tra questi siamo... Anche voi. Noi ci riteniamo prima, il nostro obiettivo è la salvezza. Poi tutto quello che arriva ce lo prendiamo dopo. Siete a 4 punti, diciamo, dal quinto posto. Sì, è così, è vero. Però ci sono delle squadre che hanno speso, come dicevo prima, molto di più. Botricello, Torre Melissa, Casabona... Adesso tutti sono andati ai rinforzi. Noi la rosa iniziale del mese di settembre è quella e continuiamo fino alla fine così, quindi... Fausto, sì. Tu che eri un po' fino prima di partire, eri un po' disperato che non dicevi non riesce al Catanzaro, mi dispiace per il nostro amico che non riesce a vincere, guarda che ha 7 punti. Sono 6 a tavolino. Noi ci sei stata brava a vincere. Sono le regole del calcio, no? Esatto. Io ho notato una cosa, l'altra volta ho visto che, ti ripeto, in questi giorni quando appena sono tornato mi sono messo a spulciare tutti i comunicati ufficiali. C'è stato, adesso non ricordo quale con precisione, ma c'è stata una squadra che è stata talmente attenta per la squalifica di un giocatore che addirittura l'ha beccata dopo che questo giocatore aveva fatto almeno 4-5 partite. Cioè tutte le squadre precedenti non si erano accorte, non sapevano che questa aveva una squalifica in atto e adesso questa squadra invece, quella che è arrivata, se ne è accorta. Adesso se riesco a trovarla qual è, te lo dico pure. Ma non è che magari se ne è accorta, lo sapeva. Lo sapeva giustamente. Ma gli altri non lo sapevano, questo voglio dire io. Giustamente aspettate, cioè, vediamo se riesce a nessuno ad accorgersi, in modo che quando giochiamo noi, è successo così. E quindi... Infatti nei comunicati c'è scritto che questo giocatore ha fatto questa partita di quel campionato, a quella lì ha beccato quella squadra e gliel'hanno data persa 3-0. Ma questa è la storia sempre dei fuori quota, e specialmente dei giocatori delle juniores, che negli anni precedenti prendono la squalifica. Ancora le società non hanno imparato che non si può scontare la giornata di squalifica maturata nel campionato juniores nel campionato juniores dell'anno successivo, perché comincia più tardi. Sarebbe illogico che poi la società gli si dà la possibilità di optare. Allora dice: io per questa partita non lo faccio giocare, lo faccio giocare nell'altra. No, si deve scontare alla prima occasione. E siccome il campionato juniores si è equiparato ai campionati di promozione di eccellenza, non tanto di prima categoria, perché non capita questo caso, però succede questo, sbagliano ancora, ma sono 2 anni che, se ti rendi conto, ti accorgi che ogni campionato ha almeno 3 o 4 situazioni di 0-3 per posizione irregolare. Ogni anno ci sono. Sì. Addirittura lo scorso anno l'ha avuto il Zersale in eccellenza. Esatto, il Zersale invece, ma la pure, prima partita del Zersale. Anche quest'anno il Soverato ne ha avuto, Nausica ha avuto 2 partite vinte a tavolino proprio per una posizione irregolare. E il Roccella con la Paolana 2 volte. La Paolana ha sbagliato con 2 squadre. E quindi ancora si continua a sbagliare. Presidente,
E adesso è che tempo di mercato? Tempo di mercato. Forse voi non vi muovete perché perché io sto recuperando due centrocampisti molto forti che purtroppo era dal mese di giugno tutti e due infortunati e quelli sono i miei due veri acquisti. Ecco, le squadre del vostro girone si stanno muovendo, muovendo bene, specialmente il Sant'Anna. Il Sant'Anna ha speso tanto, ha preso ancora due o tre giocatori adesso buoni, veramente giocatori di categoria superiore, quindi ci crede tantissimo quest'anno, non ci è riuscito lo scorso anno, quest'anno vuole fare il salto di categoria. La squadra ce l'ha. Noi l'abbiamo incontrata, avuto la fortuna di vincere, ma non meritavamo la partita. Io dicevo sempre che nel vostro girone ci sono due o tre squadre che sarebbero, secondo me, il Sant'Anna e l'Uria. E ci poteva stare il Botriciello, ci poteva stare. Adesso, per me, da presidente, adesso insomma, giocatori insomma, che non sono andati, sono andati via, lo stesso Tolini che è venuto qui con la Nausica, un po' come si chiama, l'altro che è andato a Cutro, se è andato un altro giocatore è andato a giocare a Cutro, adesso non mi viene in mente il nome, quindi due ottimi giocatori che sono andati via, quindi secondo me si è indebolita, anche se so che sul mercato stai cercando un attaccante, però non è che sia facile trovare... Se va a prendere la partita prima della sosta, Botriciello-Uria, primo tempo della partita, 4-0 per l'Uria. Dopo 20 minuti della ripresa, 4-3. Cosa lascia pensare? Poi è finita 5-3 la partita perché l'Uria ha chiuso la partita. Ma questo cosa lascia pensare? Che la squadra del Botriciello ce l'ha, che quando c'hanno voglia giocano a pallone. Però ma la squadra ce l'ha, la squadra ed era forte prima dell'apertura del mercato. Il Botriciello era forte, si è indebolito adesso. Diciamo, esatto, era una delle favorite. Sicuramente è stata qualcosa che non è andata. Non ha funzionato per la perfezione il giocattolo. Ma io dico, secondo me, forse più nella società, più in società che comunque sono problemi. Cioè avere tanti nomi, poi noi siamo tutti ragazzi della vicino. A taverna. Noi giochiamo un calcio nostrano, su 11 ragazzi che vanno in campo la domenica, 9 sono residenti di Taverna. Presidente, il Taverna, che per tanti anni è stato senza calcio, ma per tantissimi anni. Per 9 anni. Me lo ricordo quando ha rinunciato proprio a tutti i campionati. Allora c'era l'allenatore che riusciva, adesso porto il nome pure il campo di Pino Donato, il portiere. Sì, insomma, il portiere Pino Donato. Si dava veramente da fare, era un grande portiere, proprio oggi gli abbiamo portato un mazzo di ho avuto modo di conoscerlo e quindi da allora è sparito. Diciamo che gli anni in cui c'è stato lui, il calcio a Taverna è... Poi si è spostato nei paesi vicini, Albi. Lui riusciva a coinvolgere tutti quanti, ecco. Una persona riesce a coinvolgere. Poi insomma è andata come a finire in quel modo. E... Beh, adesso poi avete ricostruito la squadra, siete riusciti a risalire. Almeno io e altri quattro ragazzi abbiamo ricostruito il Taverna nel 2010. Ma dietro a noi sembra che ci sia un'onda, perché poi ha rifatto la squadra Albi, ha rifatto la squadra il Maggisano, adesso il Zagarise, quindi era una presila completamente morta. Morta, sì. Tranne il Zersale. Sì, il Zersale è diverso. Vabbè, il Zersale, poi dietro di voi cominciava Parenti, quella zona là di Parenti. Sì, poi più alto di nuovo c'era il calcio di nuovo, però diciamo proprio ai piedi della presila, Albi, Taverna, Maggisano, Zagarise, non c'era una squadra. Adesso noi siamo in prima, Albi in seconda e altre due sono in terza categoria. Il pubblico vi segue? Tantissimo da noi. Che pubblico avete? Stupendo. No. La forza nostra è il pubblico. È un po', come dire, trovare in prima categoria 200-300 persone, 400 allo stadio. È veramente tanto. Mancava, insomma, nel paese mancava. In trasferta, mancava proprio...
quello spirito, l'entusiasmo. Abbiamo avuto delle partite in terza categoria noi, con 200 persone in trasferta a venire a vedere il Taverna. Una cosa bellissima, guarda. E poi ricordiamo Taverna, il paese di Mattia Preti, sì, quindi da questo punto di vista... Sì, ma lui non gioca. Però. Non gioca, perché si è ritirato, ha voluto appendere le scarpette al quadro. Al chiodo, sì, al quadro. Le scarpette al quadro. E comunque noi siamo contenti che a questo punto possiamo dare questa bella storia del Taverna. E noi vi auguriamo davvero di poter... raggiungere degli obiettivi che sicuramente la cittadina di Taverna merita, anche per i trascorsi, come dicevate giustamente con Mimmo. Sì. Immagino, vedo dalla vostra sportività, dal vostro entusiasmo verso tanto, il calcio, tanto. È quello che effettivamente noi piace soprattutto ci il calcio piace giocato. Raccontare più. Ci piace veramente il calcio giocato. E ci fa piacere. Quello che succede sul rettangolo di gioco. Ancora, guardi, io quest'anno ho avuto anche la fortuna di fare un gemellaggio con il Torre Melissa, un fair play così bello col Cariati, oggi stesso con lo Scandale un altro fair play proprio da incorniciare. Ed è la cosa più bella. Ed è la cosa... E poi andare ad Uria e fare un gemellaggio ad Uria, dove l'Uria si giocava la testa della classifica e 30 secondi dopo la fine del la fine della partita. Tutti insieme, tutti e 22 il giocatori. Il famoso terzo insieme. Tempo del rugby. Il terzo tempo che è del rugby che al calcio di Serie A ancora non esiste. Presidente, non glielo prometto con certezza, però spero e mi auguro di poter venire qualche volta. Ci fa piacere, guarda, no, ci fa veramente piacere. Però anzi, l'invito ufficialmente. Grazie, Presidente. Quindi. Ma la sicurezza, il portiere la dà? Tantissimo. Sicurezza. Cioè. Dai sicurezza al portiere, diciamo, che ha avuto esperienza in regionale. È per questo, diciamo, sicuramente quelli che ha davanti hanno tanta fiducia in lui, insomma, è la certo. Prima cosa che si deve avere proprio essere... Raccontati un pochettino tu, io, la niente. Tua esperienza, il tuo curriculum calcistico. Io sono cresciuto nel Messina, ho fatto là fino alla primavera, poi ho fatto C2. 2-3 anni di professionismo. Sempre lì a Messina? No, ho fatto Vittoria là, poi ho vinto un campionato con Pasculli, il famoso Pasculli, sì. Siamo andati in interregionale a Venosa e poi sono stato 4 anni in Puglia a Nardò, sempre interregionale, dove mi sono trovato benissimo, insomma. Sono grandissimo, ho 25 anni, però insomma, proprio questo mi meravigliavo che non te ne davo moltissimi di anni, quindi però, ho cominciato prestissimo. Ho cominciato da piccolo. Poi il calcio è così. Cioè, questa scelta allora di giocare in prima categoria? La scelta è nata, io giocavo nel fuori del Taverna. Nel Real Sersale giocavo. Sì. E con tanti giocatori che adesso Foleno è il mio allenatore. E abbiamo vinto il campionato lì di promozione. Ah, abbiamo vinto il campionato, poi là non so per quale motivo si è andato a finire in quel modo, comunque. E niente, basta, mi sono un pochettino stancato di andare in giro e quindi ho deciso di dare una mano al presidente e all'allora mister Dardano, che ringrazio, anche lui è uno dei, insieme al presidente, hanno creato questo giocattolo. E niente, ho iniziato con loro e niente, ora mi ci ritrovo. Comunque, essendo giovane, presidente, vi garantisce la difesa della porta per almeno altri 15 anni. Sperate di regalargli una categoria superiore a questo punto. Speriamo non solo a lui, ma a tutto Taverna, tutta la cittadinanza di Taverna, che lo merita veramente. Lo merita. Non è facile, guarda, io ne ho viste di società, e non è facile trovare gente così che dalle 9 di mattina al campo a fare di tutto per sbrigare dalla casacca alla, non lo so, all'impianto per la musica di domenica, cioè parlo, e quindi è un peccato che a Taverna non ci sia stato, insomma, l'entusiasmo fino ad adesso, no? Voglio dire, esserci persone come il presidente qua non è... Presidente, posso chiederle qual è la sua attività lavorativa? Lavoro per una società di Milano e facciamo lavori di sottosuolo. Ecco. Gli ultimi anni ho lavorato qua sulla squillace
Simeri Cricchi, questo tratto di 106. 106. Sì. E trova il tempo. Vi ha agevolato. Sì. Trova il tempo per fare tutte queste cose. Si sì. Ha fatto la strada, insomma. Sì, mi sono innamorato. Ma lei è di Taverna? Sì, sì, sì. Nativo di Albi e sposato da 28 anni a Taverna. Quindi quando poi potrete incontrarvi con l'Albi farete un gemellaggio? Speriamo, me lo auguro. Diciamo che per anni poi tantissimi ragazzi di quella zona, Taverna, Albi, sono stati sempre in giro sono a giocare per i vari centri, le varie rizzi, i vari d'Arno. Sono stati penalizzati, sono stati bravi giocatori. Bravi giocatori che sono cresciuti anche qua, perché mi sa che Rizzo... Sì, no, sono stati passo grato, tutti e tre. Ho fatto una doppietta Rizzo, quindi... Guarda, quel Rizzo che dice lei oggi gioca con me ha fatto una doppietta. Il Rizzo, il Dardano e il Centola, sono stato proprio io a portarle a Soverato, da Taverna. Da Taverna a portarvi a Soverato, allora giocavano in prima categoria. Questo che cosa deve capire? Che comunque, cioè, vede Rizzo, no? Rizzo è il capitano, no? Ed è proprio, cioè, il capitano, cioè, non... Il vero capitano. E voglio dire, fa tanti sacrifici perché, insomma, lavora, però si allena assiduamente, cioè, capito? A Taverna mancava proprio qualcosa, ecco, un esempio per tutti, anche per me, perché... però a Taverna mancava proprio questo qua, mancava proprio, cioè Taverna con questa squadra ha risucchiato tutti i giocatori del paese che stanno dando una mano. Uno di poche parole, non parla mai nel chi? Campo, Rizzo non parla mai, si fa la sua partita. Sì, sì, sì. Però essendo capitano diciamo che adesso qualche parola più la dice, la deve dire per forza. Sì, sì. Sì, sì. Hanno scioperato il ciancio a Davoli, sono notizie di mercato o sono aspettative del nostro spettatore? No, diciamo che Galeano resta a Davoli, ci potrebbe essere il, diciamo, ciancio al Davoli, potrebbe anche esserci. La stessa cosa a Davoli, visto che adesso parliamo di mercato, potrebbe andare di nuovo Parisi. Parisi che era andato a Guardavalle, adesso il Guardavalle l'ha lasciato libero e quindi potrebbe andare di nuovo a Davoli. Mm-hmm. Si aspetta, diciamo, a giorni per sapere queste notizie, sia per Ciaccio che per... Fino al 17 mi pare che sia... Sì, 17. Fino al 17. Stefani, andiamo a girone C. Eccolo. Vivongi Fronti 3-4, Campo Ramai da 5-0, Chiaravalle Real Pianopoli 1-1, Gasperina Silese 1-0, Nicotera San Calogero 1-2, Piscopio Zungrese 6-3, Nicastro Serrese 0-1, Terina Badolato 0-2. E qui io dopo la classifica vedremo il servizio. Serrese 26, Nicotera 20, San Calogero 19, Castro 18, Real Pianopoli e Campora 16, insieme al Badolato, Gasperina e Piscopio 15, Fronti 14, Chiaravalle e Silese 13, Maida 11, Zungrese 8, Bivongi 7, Terina 5 e andiamo con il servizio. Aspettiamo un attimo, benissimo. Perché poi... classifica, allora. Ora capisco, ma l'avevo già capito prima, questi sms che stanno arrivando da Serra è un elogio giustamente alla Serrese, perché è prima in classifica, certo, con 6 punti di vantaggio, ha vinto in battuta, una partita in meno, ha vinto oggi contro la Raffaella Nicastro, quindi davvero un'annata, speriamo, ecco, noi diciamo speriamo, non nel senso negativo della cosa, che possa essere l'annata buona per la Serrese, che davvero tanto tempo che stava inseguendo questa possibilità della promozione in promozione. Stefania, c'è il servizio forse? Andiamo quindi con il servizio. Finisce 1-1 tra Chiaravalle e il Real Pianopoli, una partita diciamo dai due volte probabilmente, un tempo ciascuno, poi è un gol ciascuno, quindi mister Fioretti del Real Pianopoli, giusta questa disanima oppure pensa che è diversa? Ma io vi devo un po' contraddire, sempre giustamente ognuno ve la vede come vuole, il calcio è bello per questo, io penso che il Real Pianopoli abbia perso due punti che meritava in modo netto per la qualità di gioco, per la voglia
e per le occasioni avute. Però è chiaro, prendere poi il punto che ho preso qui a Chiaravalle è un punto molto importante, perché tengo loro sotto di me e faccio classifica e mi dà morale. Però permettetemi di dire che io oggi mi sento di aver lasciato due punti qua in modo netto. Va bene, diciamo che ognuno ha un'opinione. Io penso che anche il Chiaravalle ha avuto alla fine una buonissima occasione per poter segnare. Voi avete avuto un gol annullato, secondo me, ingiustamente. Però diciamo che alla fine è stata una bella partita, corretta, quantomeno. Quello senz'altro, perché noi la nostra mentalità è pensare a giocare a calcio. Non lo so che non è facile in questi campionati, però io annovero ragazzi del 90, io gioco con 5 fuori quota ogni volta. C'ho una panchina cortissima, anzi oggi non avevo nessuno in panchina, avevo un ragazzo che purtroppo non è per il calcio, purtroppo lo devo dire, perché uno è un ragazzo che gioca a pallavolo, quindi mi viene a dare una mano adesso così, perché non ho io me li contatti. Però il nostro obiettivo è giocare, divertirci e mettere punti più possibile il giorno di andata, per poi essere tranquilli il giorno di ritorno. Penso di intendere che cercate la salvezza quanto prima. Ma sicuramente noi siamo partiti per una salvezza tranquilla e noi vengono da un'annata disastrosa. Questo Real Pianopoli l'anno scorso era il retrocesso, ma le retrocessioni poi sono figlie anche di altre cose, squalifiche lunghe. Io ho 6-7 giocatori che le prime 5 giornate erano tutti squalificati e qualcuno mi ha lasciato per lavoro, quindi io mi ritrovo con un organico ridotto all'osso. Però sto facendo un campionato, io penso che questi ragazzi hanno grande spessore, stiamo facendo un campionato di classifica alta, quindi è chiaro che per adesso mi godo questo momento, però il nostro obiettivo è la salvezza, farla il primo possibile e poi divertirci. Ecco. Ed eccolo mister Manno, scambi reciproci di affetto con mister Fioretti, perché c'è una lunga... Lui dice che gli ha rubato lei due punti. Io credo che alla fine il risultato, secondo me, è giusto. Ma lui è normale che tira l'acqua al suo mulino. Diciamo che loro potevano segnare e noi potevamo segnare, e magari chi segna per prima riesce pure poi a demotivare gli altri, però il calcio è fatto anche di queste cose. Quello che rimane come rammarico è che purtroppo noi, se non aiutiamo, se non facciamo Babbo Natale o la Befana, visto che siamo in questo clima, non siamo contenti. C'è stato un errore un po' grossolano in mezzo al campo e di conseguenza ci ha preso un po' la sprovvista, specialmente l'esterno basso pensava, come ho pensato io, che si poteva recuperare quella palla, e quindi è stato, non ha fatto il lavoro che doveva fare, doveva stringere, e quindi la punta è venuta a fare un bel lavoro in diagonale e l'ha messa dentro. Però penso che tutto sommato il risultato è giusto, ma specialmente per noi, perché noi veniamo da un paio di settimane dove le cose non stanno girando al meglio, un po' il tempo, un po' infortuni, un po' problemi di lavoro, ci siamo allenati poco o niente, quindi tenere pure questo ritmo con una squadra che è ben messa in campo a livello individuale, non è seconda a nessuno, penso che a questo punto il punto ci può stare. Comunque anche oggi troppe assenze. Ma noi siamo decimati un po' da tante problematiche, però la società il passo più lungo della gamba non lo può fare. Noi abbiamo individuato dove mettere mano, però mettere mano significa mettere mano pure al portafoglio. Qua, in questi tempi è difficile. Guardate, io sarò sicuramente banale nel dire sempre le stesse cose. Però i prezzi sono alti, ognuno che vuole soldi che uno deve lavorare un mese. Capisco che sono gente brava, gente che poi è determinante, però con 4-5 persone non la puoi fare la squadra, hai bisogno pure di un contorno appropriato. Dovremmo rivedere un po' tutte queste cose qua, noi cerchiamo di fare e di dare il massimo. Le difficoltà iniziali, poi è normale che paghi dazio piano piano, dagli infortuni alle squalifiche, Arenas che l'abbiamo perso per un bel po', ha subito un'operazione,
quindi oggi pure in panchina i cambi erano contati. Comunque mister, un bel Chiaravalle, diciamo almeno fino all'1-0 vostro, poi un po' forse vi siete persi con quel gol di pareggio, alla fine potevate anche vincerla la partita se Pironacci fosse stato un po' più freddo. Io gliel'ho detto sin dall'inizio quando ci siamo conosciuti con i 17 nuovi, perché qua abbiamo cambiato circa 17 persone. All'inizio, e non volevo accreditarmi nessuna, come dire, nessun antidolorifico, ma io posteriore non ne ho. Io non sono mai riuscito a vincere con un'autorete o meno. Io vi ripeto, fondo schiena non ne ho. O giochiamo o non giochiamo. Perché serve pure questo. È inutile, serve pure questo. A volte certo. Tu giochi e poi quelli ti vincono la partita. Diciamo che era un po' ingeneroso al collega Fioretti se Pironacci metteva la palla dentro. Capisco come, immagino come poteva rimanere, però il calcio è strano ed è bello anche per questo. Ed eccoci rientrati, quindi vediamo la classifica. Eccola. E tu, per la Sernese, come stavamo dicendo, ancora in battuta, riesci a vincere questa partita difficile a Nicastro, perché era lo scoglio proprio da superare, la partita di Nicastro, l'ho superato bene e quindi diciamo che c'ha la strada ben spianata, ma una partita in meno per poter vincere quest'anno questo campionato. Sì, la partita da recuperare ce l'ha proprio contro l'ultima in classifica fuori casa contro Laterina, non c'era Terinese, e quindi facendo i debiti scongiuri, amici di Serra, potrebbero essere ben 9 i punti di distacco dalla seconda in classifica, quindi davvero un vantaggio importante. Non sono molto d'accordo con quel messaggio che è arrivato, dice siamo quasi al traguardo, attenzione che il calcio è lungo, è pericoloso e quindi bisogna stare attenti, non cullarsi mai, ma credo che il presidente Albano è ben conscio di questo e sa come gestire la cosa, ma anche l'allenatore, quindi gente di mestiere che sanno farci. Quindi amici tifosi, siate contenti, non correte troppo perché poi gioirete al tempo debito. Il Badolato. Badolato, bella vittoria fuori casa. Una vittoria fuori casa, anche se con l'ultima della classe mi sembra che abbia vinto oggi, però sono sempre 3 punti importanti che con una partita in meno potrebbe trovarsi anche in zona playoff. Quindi si è ripreso molto bene e quindi diciamo che questa vittoria di oggi è salutare. E allora ancora messaggi, il saluto a De Fazio della Serrese. Siamo davvero, questa sera Serra si è scatenata con noi, i messaggi. No, ma tutte le domeniche ci seguono e quindi... invece hai visto l'altro messaggio che dice? No. Proprio quello che parlavamo prima durante l'intervallo, qualcuno ci ha ascoltato perché ha detto vi aspettiamo con le vostre telecamere a Taverna. Certo. Lo immaginavamo che ci seguissero da Taverna proprio con il presidente no. E la società ma ci seguono studio. Comunque no, ma qualcuno che forse lo vuole seguire va invitato proprio ufficialmente. Grazie presidente e tifosi. Benissimo, grazie. E poi ricordiamo che la partita del Nausicaa andrà in onda domani. Sì. Può darsi, dipende dai nostri, scusate il termine, montatori, come si dice in questo caso. Ma se sentiamo un velo pietoso e andiamo praticamente al girone. Guarda che una volta l'ho dato gli auguri a Natale dicendo, nominandoli proprio questi, tutti quanti si sono messi a ridere. C'è gente che monta i servizi, io lo chiamo montatori, come lo devo chiamare? Andiamo al girone D. Addetti al montaggio, va. Bravissimo. Campese, Real Gioia 0-1, Condufuri, Greffa, Mossorofa 1-2, Laureanese, Villa San Giuseppe 3-2, Africo, Rosarnese 2-3, Antonimina, Santa Cristina 3-0, Aurora, Reggio, Caulonia 0-0, San Ferdinando, Palizzi 1-0, Cittanovese, Bianchese 5-1. Con la classifica Cittanovese 29, Aurora Reggio 23, Bianchese 20, Antonimina 19, Caolonia 18, San Ferdinando e Greffa Mossorofa 17, Real Gioia e Rosarnese 16, Villa San Giuseppe 14, Laureonese 13, Africo 12, Palizzi 11, Condufuri 7, Campese 5, Santa Cristina 4 punti in classifica. E qua il Cittanovo continua la sua marcia isolata, perché il Cittanovo penso che in questo girone non ha squadre che la possono
contrastare. Il Colonia con questo punticino fuori casa mantiene ancora la zona playoff e invece ritorna nella zona playout quell'Africa che oggi ha perso in casa con la Rosarnese che piano piano se ne è uscito fuori, e mentre l'Africa è ritornato di nuovo nella zona playoff. Ma l'Africa queste cose ci ha abituato e riesce poi piano piano ad uscirne fuori. Alla fine del campionato, sì, comunque. Però pensavo che quest'anno per l'Africa si trattasse di un campionato leggermente diverso, perché aveva fatto qualche buon risultato all'inizio di campionato. Adesso si vede che è in una fase un po' di stanca e quindi deve riprendersi. Sì, Stefania. Sì, prego. E andiamo in pubblicità e poi ritorniamo qui. Per l'ultima tranche. Sì. Vai di qua, corri di là, ma appena un attimo mi fermo al ritrovo. Primi e secondi piatti gustosi, pizza fragrante per tutti i gusti e anche pizza famiglia. Per non parlare della rosticceria, calzoni, arancini, crocchette, Al ritrovo puoi consumare nella comoda sala climatizzata o sotto la veranda sul corso di Soverato. Inoltre, pratica prezzi speciali per banchetti, ricevimenti e compleanni. Velocità, gusto e cortesia al ritrovo. Bar, rosticceria, tavola calda. De Fratelli Aloi, corso Umberto I, Soverato. Vieni a fare il pieno di gusto. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Ed eccoci di nuovo qui per l'ultima tranche della nostra trasmissione. Eravamo arrivati... Ha una domanda per Mimmo, Cosa una domanda per Mimmo. Mimmo. Cosa ne pensi, me lo stai dicendo tu? Io là ho letto... Scritto. Là ho letto... Come vedi il Gasperino. Io non l'ho ancora visto. Non l'hai visto ancora. Quindi come il Gasperino. Se posso dire qualcosa sulla squadra, diciamo da quello che conosco, ha una buona squadra. Ecco, infatti io mi meraviglio come si trova...
in quella posizione di classifica, perché non hanno fatto la preparazione, sono partiti tardi, infatti in ritardo, tante cose, perché la squadra ce l'ha, sì, c'ha bei giocatori, però è una squadra neopromossa, deve cercare di mantenere la categoria, ecco, per poi fare Presidente, ha un concorrente anche a Serra, il presidente si impegna prima della partita per preparare tutto. Quindi siete quindi grande taverna, grande presidente e grande Leo. I lupi della presila. Quindi, vabbè, ma d'altra parte, presidente, adesso nelle società bisogna fare un po' così, non c'è più come una volta, giustamente, no? È cambiato tutto. È cambiata l'Italia, quindi cambia calcio, cambia tutto. È cambiata l'Italia, ancora è presto per dirlo, aspettiamo, però credo di sì. È cambiato in peggio. Comunque, vedremo, staremo a vedere. E andiamo con il calcio 5. E questi sono i risultati di oggi: Logron Futsal Enotria 1-4, Gin Point Maestrelli 4-2, Futsal Cosenza Zephyr Mega 5 5-5, Cataforio Futsal Pietrafitta 3-2, Amantea Corigliano 6-4, Trecolli Bovalino 0-3, Soverato Città di Fiore 4-3. La classifica: Gin Point 25, Cataforio 24 insieme a Futsal Enotria, Soverato 18, Amantea 16, Futsal Pietrafitta e Città di Fiore e Zephyr Mega 5 e Maestrelli 14, Bovalina 10, Corigliano 9, Trecolli 7, Locron e Futsal Cosenza 3 punti in classifica. E qui andiamo a vedere il servizio sul calcio 5. Buonasera a tutti innanzitutto, ancora diciamo che siamo in fase interlocutoria perché intanto ti passo la linea. E intanto c'è stata la rete, ancora Tavano in mezzo per Castanò, poi Pastori carica il tiro, si ferma, dà indietro per Lanciano, poi ancora Castanò per Pastori, Lanciano, fanno girare palla gli uomini di Soverato nel tentativo di superare la difesa ospite, poi riesce ad anticipare il passaggio di Pastori, Cordua entra in area di rigore e batte Patruno, è il nono minuto, Soverato ancora in possesso di palla, ora con Celia, scambio con Lanciano, poi Pastori in mezzo per Pastori che va al tiro ed è Scigliano ancora ad evitare il gol e sulla ripartenza arriva Olivierio, è il 29esimo e realizza la terza rete. Lanciano, tiro di Lanciano e c'è la rete di Lanciano. Soverato che comunque guadagna una rimessa laterale già battuta con Pastori, Castanò tiene palla, va al tiro e c'è la rete, di Castanò. È il secondo minuto e Castanò porta il risultato sul 3-2. Pastori che ha recuperato palla, cede a Tavano dentro per Celia, c'è la rete e c'è la rete di Marco Celia, il minuto è l'undicesimo, ora Pastori al tiro e c'è la rete di Pastori, il minuto è il 28esimo e Pastori porta avanti il Soverato. Undicesima giornata di campionato di calcio a 5 Serie C1. Finisce 4-3 per il Soverato sulla Città di Fiore, una partita bella, emozionante, vibrante, vinta con il cuore dal Soverato. Ne parliamo con mister Lepera, mister rientrante, lo conosciamo per la vincente stagione dello scorso anno, torna e vince una partita con il cuore, ho detto, voluta, sotto di 3-0, il Soverato ha voluto a tutti i costi questa vittoria.
Sì, ha letto perfettamente la partita, è andato proprio così. Sono contento per i ragazzi perché l'hanno veramente meritata questa vittoria, sarebbe stata un'ingiustizia incredibile perderla questa partita per quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Abbiamo dominato la partita dal sottopassaggio fino alla fischio finale, una cosa incredibile, abbiamo preso pali, traversi, il portiere ribattute sulla linea e purtroppo i ragazzi proprio per questa foga si erano lasciati un attimino attirare dalla squadra avversaria che era messa bene in campo, il loro allenatore è molto bravo, si chiudevano perfettamente, giocavano con una grinta e una voglia veramente encomiabili. I ragazzi purtroppo sono andati a sbattere contro questo muro e abbiamo preso purtroppo delle ripartenze sulle quali ci hanno fatto male. Non dimentichiamo che prima è stato un autogol e poi hanno fatto bene sulla ripartenza. Io avevo avvisato i ragazzi che questi giocatori erano bravi su queste ripartenze, purtroppo siamo andati a sbattere contro il muro e abbiamo preso queste ripartenze. Però l'avete visto anche voi, i ragazzi hanno giocato col cuore, si sono mossi bene e solo per la sfortuna o per la imprecisione sotto porta abbiamo rischiato di perdere una partita che avremmo strameritato di vincere, insomma. E sono contento per i ragazzi perché solo meritano questa vittoria per il pubblico di Soverato che aveva bisogno di questa scossa per migliorare la posizione in classifica. Sì, un Soverato che ha praticamente giocato bene per tutto l'arco della gara, come ha detto lei, sfortunato nel primo tempo, ha subito tre ripartenze, tre gol, 3-0 che avrebbero distrutto un bisonte, direi io. Invece hanno trovato la forza di riprendersi, provvidenziale il gol a fine primo tempo di Lanciano, poi il secondo tempo direi è stato quasi un monologo del Soverato con gli ospiti che continuavano a ripartire. Io credo che noi abbiamo giocato bene, siamo stati veramente più forti di tutto, ma principalmente della sfortuna e anche della foga con la quale hanno giocato i ragazzi. Devo dire che sono veramente impegnati. Infatti il gol di Lanciano è venuto perché ho chiamato time out un attimino prima e gli avevo detto di aspettare di provare il tiro da lontano e cercare i pivot. È andata bene, abbiamo fatto il 3-1. Secondo tempo abbiamo aspettato un attimino un po' di più e abbiamo trovato gli spazi per andare a rete. Non dimentichiamoci che abbiamo sbagliato troppi gol e loro comunque riconosco che il San Giovanni in Fiore è una squadra eccezionale che veramente butta il cuore oltre l'ostacolo e sono stati encomiabili anche loro. Purtroppo questo è lo sport, c'è una squadra che deve vincere e un'altra che purtroppo va a casa senza bottino, però devo dire che i ragazzi di San Giovanni in Fiore sono stati come al solito encomiabili, non ci dimentichiamo che non hanno quasi avuto sostituzioni. Sì, è vero che tendono un attimino a protestare un po' troppo. A me dispiace che se gli arbitri avessero mantenuto questo stesso metro di giudizio non avrebbero dovuto ammonire Pastori, che si era solo permesso di dire che era angolo, alla fine ha detto solo che era angolo e è stato ammonito. Queste sono le cose che un pochino mi danno fastidio, ma non voglio creare alibi alla squadra, agli arbitri hanno arbitrato bene e siamo andati bene così. Avanti Soverato. E questo era il calcio 5. Mimmo, tu eri al palazzetto, esatto? Qua è stata una sera al palazzetto, come tutti i sabati. È stata una bella partita, giusto come diceva proprio il collega, vincente, una partita vinta con il cuore, che trovarsi in svantaggio di 3 reti alla fine del primo tempo, e quindi contro una squadra che era veramente con una buona difesa, c'è stato... diciamo un arrembaggio da parte del Soverato che non riusciva a segnare e poi nelle ripartenze, guarda caso, ci sono state 3 reti, un'autorete, 2 ripartenze per la città di Fiori, di San Giovanni in Fiori, che è riuscita a segnare, quindi si era portato sul 3-0. Una partita giocata da tutte e due veramente con passione, stava bene, poteva uscire qualsiasi risultato, sia la vittoria per il San Giovanni in Fiori, è riuscita a vincere il Soverato molto molto molto, molto bene, perché altrimenti avrebbe perso ancora posizione in classifica, sarebbe fatta superare anche dalla stessa città di Fiori, e quindi dal quarto posto sarebbe andata a finire al quinto, sesto posto, insomma, e quindi sarebbe stata ancora molto molto più dura. In testa alla classifica si è fatto sotto quel Catafurio che alla vigilia del campionato era segnata come la squadra da battere, la squadra che
può vincere questo campionato e secondo me lo può vincere anche a spese del Jimmy Point. Contaforio che era partito male all'inizio, poi ha fatto una serie di vittorie senza più fermarsi, adesso si è portato ad un solo punto dal Jimmy Point in pari punti con le note che e io non vedo. Il prossimo proprio Soverato andrà a Cataforio, a Reggio, sì, andrà a giocare lì con il Cataforio, ancora una partita dura, però sappiamo che in questo sport qualsiasi risultato è aperto, l'abbiamo visto proprio in questa partita da Città dei Fiori e Soverato. Può succedere tutto, come può tornare vincitore, come può trovare con un punto oppure con una sconfitta. Insomma. Ma sì, può succedere tutto questo. Ah no, ma sai perché ti ho detto così? No, ti spiego perché ti ho detto così. Perché il mister del Soverato ha detto che questo è uno sport dove una vince e l'altro va a mani vuote. No, qui c'è anche il pareggio. L'hai voluto ribadire. Può vincere, può pareggiare o può perdere. Non me ne volere, mister, che ti saluto. Comunque, bentornato a mister Lepera, che ha bagnato il suo rientro a Soverato con una vittoria importante, sofferta, quindi vuol dire che il suo carattere ancora una volta emerge e quindi potrebbe darsi che il Soverato possa ripetere quest'anno lo stesso campionato dell'anno scorso, quando ricordiamolo quantomeno è arrivato ai playoff e ha fatto un grandissimo campionato di Serie C di calcio a 5. E intanto diamo pure merito al Mardente, il mister, certo. che non c'è più, anche perché ha portato la squadra nelle finali di Coppa Italia, finali che si svolgeranno a Reggio Calabria il giorno 4 e il giorno 5, quindi anche se sarà di gennaio, anche se sarà difficile poterle vincere, perché c'è una squadra di C2 che è fortissima. E quindi dico questo. C'è una squadra che ha battuto il Cataforio in Coppa Italia, sia all'andata che al ritorno. Ma perché? Come perché lo era il Soverato quando era in C2 l'altra volta? Ti spiego perché. Perché questa era una squadra di Serie A, era una squadra di Serie A che adesso facendo la serie C2 per motivi, diciamo, però che ha giocatori di Serie A e quindi c'è una squadra fortissima. E vuole risalire. Sicuramente, ma volevo anche vincere la Coppa Italia. Va bene. Sì, e ricordiamo che la partita del calcio 5 andrà in onda domani. E andiamo alla seconda categoria, il girone C. E questa è la classifica, vediamo i risultati. Eccoci, Fortitudo, Lamezia, Bianchi, Direttanti 1-0, Napitia, Oratorio, Frassati 2-0, Filadelfia, Capistranese 1-3, Pianopoli, Torre, Altilia 2-1, Real Savutano, Belmonte 1-1, Sillanum, Serra Stretta 2-1, Vena, San Pietro 1-2. Con la classifica San Pietro 17, Pianopoli, Napitia e Fortitudo Lamezia 16, Filadelfia 15, Capistranese, Sillanum 14, Torre Altilia, Bianchi Dilettanti 11, Belmonte 8, Savutano 7, Oratorio Frassati 6, Vena 2, Serra Stretta 1 punto in classifica. Campionato molto molto aperto. Equilibrato, addirittura la nona giornata avere 17 punti significa aver perso molti punti, 10 punti per strada, perché dei 27 potenziali averne persi almeno 10 per strada significa che poi 2, 4, 6, 7 squadre nella prima metà, diciamo, addirittura nello spazio di 3 punti, significa che questo è un campionato molto ma molto equilibrato. Ecco, Presidente, voi conoscete questo girone, sì, questo girone, come lo vedete? Diciamo, conoscete molte squadre di questo girone? Come sì, fatto abbiamo domanda? Giocato lo scorso anno, abbiamo giocato proprio sul Vibonese, quindi è difficile quando vai sul Vibonese a giocare, quindi penso che San Pietro, Pianopoli se le devono giocare in casa, se no. Devono farlo in casa, sì. Perché a Pizzo e la Petia
Vincere sul campo la Capistranese, Napitia, so. E Filadelfia è anche un campo difficile. Comunque Filadelfia non è un campo tranquillo. Sì, no, 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 sto parlando difficile perché col Filadelfia sicuramente in casa sono la squadra fa esatto, ricorda e poi che stato, diciamo il primo campo in erbetta che c'è stato. Ma poi non è questo, è che ha sempre avuto bella squadra. Ricordiamo che 2 anni fa era in prima categoria e ha rinunciato di fare la prima categoria e è partito di nuovo dalla seconda, ha rinunciato alla prima categoria ed è partito di nuovo dalla seconda, quindi sta facendo questo campionato di seconda categoria da 2 anni, quindi non sappiamo nemmeno se vuole salire, perché è una squadra sta facendo bene, però vuole giocare con i giocatori del posto. E Capistranese sarà rinforzata sicuramente, perché l'anno scorso fatti i play-out, quindi presumo che si sia rinforzata. Scusate se vi interrompo, ma ci sono i nostri telespettatori che fanno la cosiddetta televisione interattiva. Io sapevo che la partita tra Terina e Serrese sarebbe recuperata l'11, che mi pare che è mercoledì. Loro ci scrivono invece che probabilmente si anticipa a martedì. Magari si saranno messi d'accordo. Vediamo se si sono messi d'accordo. Dice che martedì c'è il recupero tra Terina e Serrese. Io sapevo 11... No, allora non è martedì 11, allora c'è un errore. Allora se confermano l'11 è mercoledì 11, quindi facciamo questa televisione interattiva perché oggi è domenica 8, lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11. Facciamola alla femminile, come si dice, scusate, con tutto il rispetto per le donne, prego. Esatto, e continuiamo con la seconda categoria. Il girone D, Amaro Nisignano 0-2, Staletti Albi 1-2, Cortale Borgio 0-5, Marcellinara, Fortis Catanzaro 0-1, Molè Euro Girifalco 0-3, Monaserace Nuova Valle 1-0, Real Sporting Catanzaro Carafa 2-4. Classifica, Euro Girifalco 22, Borgia 19 insieme all'Albi, Staletti 18, Signano 15, Fortis Catanzaro 14, Marcellinara 13, Monaserace 12, Molè 10, Carafa 8, Cortale 5, Nuova Valle e Amaroni 3 e Real Sporting Catanzaro 1. Ecco, a differenza di quell'altro girone, questo è un po' meno equilibrato, c'è una squadra, ormai lo sappiamo, l'Euro Girifalco che corre di più, ha più punti rispetto a quelle altre che ne avevano 17. Sì, Albi hanno recuperato. Sì, anche Albi ha vinto questa partita in trasferta, importante, ma il Borgia sta dimostrando davvero che quest'anno ha perso la partita interna contro l'Euro Girifalco, però è un Borgia abbastanza importante. Sono soddisfatto e contento per lo Staletti che davvero con il nostro amico Maurizio Torchia ha portato la squadra al quarto posto, quindi in piena zona playoff. Ma oggi ha perso in casa. Sì, oggi purtroppo ha perso in casa con l'Albi. Con l'Albi, però voglio dire io, è già importante essere in quella posizione, perché ricordiamo l'anno scorso aveva qualche problemino in più, doveva tentare di salvarsi. Ma quest'anno diciamo con i giocatori che sono andati a Staletti c'è una gran bella squadra, però tu pensa che oggi con questa vittoria sarebbe portato a un punto dall'Euro Girifalco, e invece ecco con l'Albi, ma un Albi che ha una buona squadra, buona anche squadra. Lo scorso anno ha fatto i playoff. Ecco Presidente, voi ecco, l'Albi la conoscete bene perché siete diciamo vicinissimi, siete un paese dietro all'altro. Questa squadra, un vostro parere? Credo che Albi farà un ottimo campionato, sicuramente farà i playoff, di sicuro proprio, perché c'ha un ottimo organico. Il playoff l'ha fatto anche lo scorso anno, quindi forse molto probabilmente vuole fare proprio il salto di categoria. Non ci sta dietro al Taverna. Ci manca il derby, vorremmo il prossimo anno fare il derby con noi. Piuttosto resto un po' perplesso dalla piega che ha preso la Nuova Valle, perché era partita benissimo con una vittoria fuori casa, addirittura se non vado errato per 5-1 nella prima giornata, esatto, con il Real Sporting, dopodiché le ha perse tutte. E quindi con Real Sporting esatto, che però era la prima partita, quindi non si sapeva se era Real Sporting che era quello che adesso all'ultimo giorno, l'ultimo in classifica. Comunque devono stare attenti, perché vabbè che in seconda categoria ci sono i 10 punti, quindi anche qui è difficile che possano starci, però se le altre scappano poi
si rischia la retrocessione diretta. E complimenti anche al Monasterace che è riuscito a portarsi bene Monasterace fuori. Salendo, e quindi, sì. Esatto, 12 punti, non è poi distante, è soltanto a 3 punti dalla zona playoff. Mm. Andiamo avanti. Ci sono altri gironi di seconda categoria? Vediamo se c'è. Siamo tutti adesso. Piano piano arriveremo a farle tutte. E il girone Carrao Crucolese 1-1, Cerva Real Botro 0-6, Pagliarelle Real Cerva 1-0, Pallagorio Cirò 1-3, Papanice Real Fondo Gesù 2-1, Stelle Azzurre Strongoli 1-3. Real Botro 20, Stelle Azzurre 16, Crucolese 14, Pagliarelle 13, Pallagorio 12 insieme a Strongoli, Real Cerva 10, Papanice e Ciro 9, Real Fondo Gesù 6, Cerva 5, Carrao e Rocca di Neto 4 punti in classifica. Io prima di mancare, Mimmo, se non ricordo male, in una delle ultime puntate c'era Piero Fodero, qua ti ricordi? Sì. E io gli dissi, dice, allora farete il derby con la... No, dice, perché noi saliremo. Saliremo il Real Botro. Invece il Real Botro mi sa che sta Real facendo... Il più forte dell'atleta. Addirittura. Ecco. Sembra il Real Botro perché... Però ecco, c'era stato qualche settimana fa che aveva cominciato a perdere terreno. Adesso si è rinforzato, si è ripreso di nuovo. Infatti si era fatto sotto il Stella Azzurra, le Stelle Azzurre si erano fatte sotto e gli avevano fregato anche il primo posto. E quindi piano piano si è ripreso di nuovo la testa, ma credo che se la porterà fino alla fine il Real Botro. Adesso 4 punti di vantaggio, anche qui abbastanza importanti. E adesso, se la regia mi conferma, mandiamo un interessante RVM su un allenatore, lasciamo qui, un grande allenatore direi, molto competente. Vediamo se c'è, se no. Ciccio Valati. E il mister del Roccella lo conoscete tutti. Allora, solo una domanda, insomma, un premio importante che segue il codice etico che ha questa squadra, il Roccella, che sta facendo bene sia sul campo e direi anche fuori dal campo. Vabbè, tu lo sai già, la nostra società ci tiene tanto, in particolare a questi premi che abbiamo anche, non vogliono che succedano, che ci siano problemi sia tra il calciatore sia per quanto riguarda con i tifosi. E la società, prima cosa che ci ha chiesto, anzi ci ha dato un codice etico, ci tengono e speriamo di continuare su questa strada. Due battute sul campionato, è giusto, è ovvio. Mister Galati alle nostre radio non c'è quasi mai, però oggi insomma, quando è beccato bisogna dire le due cose. Stiamo con i piedi per terra, perché io conosco Galati, superstizioso logicamente, in tutte le cose fa bene a buttare acqua sul fuoco, però insomma un bel campionato, ho visto gli altri campionati del Roccella adesso, però vorrei parlare di, no, al di là dell'aspetto del proprio del Roccella, io vorrei parlare del campionato. Che campionato è? Guarda, è un campionato equilibrato, perché ogni anno dicono quest'anno è più debole, quest'anno è più forte, è un campionato equilibrato, diciamo, ci sono alcune squadre che hanno partito con alcune ambizioni e hanno cambiato, vedere Rossanese o qualche altro, altre squadre vedono Roccella, non è perché tu, come dici tu, mi conosci bene, Roccella non era candidato di stare ai altri campi. No, io so che cosa mi ha chiesto la società, certo. Gli altri possono dire quello che vogliono, addetti dei lavori, mancano 6 punti per quello che ci ha chiesto la società, dopo andiamo ad affrontare un altro argomento, stiamo in alto, è bello stare in alto e cerchiamo di stare più lungo possibile. Direi che una squadra che è fuori casa, mister, va bene, cioè io non devo dire una cosa, Roccella ancora non l'ho visto, ho visto qualche volta in televisione, ma il modulo è sempre quello, insomma, direi di sì, molti giovani. È una squadra di giovani, abbiamo solo 9 grandi, gli altri tutti fuori quattro, tra cui fuori quattro parecchi 96, c'è un misto di giovani e grandi che si trovano bene, un bel gruppo, si lavora, e lavorano, devo dire, con allegria, e poi tu sai che quando vengono i risultati si lavora sempre meglio. Io dico una cosa, io insomma, forse questo premio è giusto, perché è giusto darlo a una squadra che ha un mister a cui piacciono i giovani. Guarda, tutti dicono a Galati piacciono i giovani. Galati lavora, cerca di lavorare il materiale a disposizione che ha. Certo, dico che i giovani si lavora meglio, perché i giovani sono predisposti più al sacrificio. Qualche grande, sai, io mi chiamo Galati alcune volte, allora con Galati, siccome
stesso Galate quando deve richiamare, se è grande e piccolo chiama allo stesso modo, e ci possono essere questi problemi. Però devo dire la fortuna che quest'anno a Rocella, che non, come ha soverato, non c'ho questi problemi. Ed era mister Ciccio Galati premiato al premio Fair Play. Che dava questo riconoscimento che è stato istituito dalla TIM insieme in collaborazione con la FIGC, e ogni mese vengono premiate le squadre che durante il mese si trovano nel, hanno meno punti, diciamo, perché avere meno punti significa essere primi, proprio perché si è avuti poche sanzioni. E quindi per tutti i campionati, dall'eccellenza alla promozione in giù, per il, l'eccellenza era il Rocella, ecco perché c'era Ciccio Galati, e poi il Davoli per quanto riguarda la promozione, e poi a scendere le altre squadre. Peccato che l'intervista di Ciccio Galati sia andata proprio oggi, che ha perso nella sua guardavalle, purtroppo. Sì, e concludiamo con la terza categoria. Girone C, Colossi, Micus, Rende 2-0, La Rotese, Figline 3-2, Cerisano, Altomonte 3-0, Città Riunite, Nuova Trenta 2-1, Coscarello di Pignano 0-3, Pandosia, Oreste, Angotti 1-2. La classifica arriva, è giusto qualche minuto, Oreste, Angotti 13, Città Riunite e di Pignano 10, Nuova 39, La Rotese 7, Altomonte 5, Figline e Colossimi 4, Cerisano e Coscarello 3, Pandosia 2 e Custrende 0 punti in classifica. Ma mi pare che qui ci sono parecchi asterischi, quindi vuol dire che parecchie partite da recuperare, hanno giocato pochissimo. Esatto. Sì, queste due squadre della Sila. Probabilmente, infatti. Sì, complimenti comunque, complimenti alla nostra redazione che sta... Ci stiamo allargando moltissimo, perché adesso ci vediamo in tutta la Calabria. Vi ho lasciati alle porte di Soverato, vi ritrovo in piena Sila. Bravi, bravi. Eccoci. E continuiamo con il girone D, Altilia Santa Severina 1-2, Petilia Castellese 2-1, Real Casino Calcio Steccato 0-4, San Mauro Marchesato Casabona 3-3, San Leonardo Gioventù Savelli 6-0. La classifica anche qui ci dice che San Leonardo è a 12, Cotronei e Castellese Santa Severina 10, Steccato 8, Gioventù Savelli 6, San Marco San Mauro Marchesato 4, insieme a Petilia, Casabona 3, Altilia e Real Casino chiudono a un punto in classifica. Non c'è l'accento sull'ultima parola, no? Casino, no. È proprio così. È così. Questo è il girone di Crotone. Di Crotone. A Leonardo. Conosco anche quella zona, Mimmo. Ah, sai. Come mai? Sono andato anche lì qualche volta quando ero nella mia fase produttiva da lavoratore. sì. E questo è l'ultimo girone, il girone F, se non erro, no, sì. Verdoliva, Piazza Roma, Catanzaro 10-0, Maggisano, Santa Croce Ravolo 0-0, Santa Caterina, Zagarise 3-3, Prouria, Olicentro 1-2, Salcamp, Gimigliano 5-3. Classifica, San Vito 12, Olicentro 9, Maggisano e Zagarise 8, Verdoliva 7, Santa Caterina, Prouria e Salcamp e Santa Croce Ravolo 5, Gimigliano 4, Piazza Roma, Catanzaro 0 punti in classifica. San Vito che oggi riposava, e fatemi dire una cosa che a me piace più di tanto, vedere quell'Olicentro al secondo posto dopo anni di sacrifici, di batoste e di gol subiti e di sconfitte maturate, davvero vedere questa squadra che, ricordiamolo, raccoglie i tre comuni Olivadi, Centreche e Cenadi, hanno fatto questo abbinamento, vederla in seconda posizione. E poi addirittura, ecco, il centrale Marcello Nicola ex Palermiti, anche qui mi fa piacere nominarlo. Davvero complimenti alla squadra dell'Olicentro, che si trova, senza nulla togliere ovviamente alle altre squadre, però è una questione di feeling, chiamiamo così, perché quando vedi una squadra, la segui per tanti anni, vederla in quella posizione fa piacere segnalarlo. Ma qua, visto, in 5 partite sono state segnate 27 gol. Addirittura. 5 partite, 27 gol. E San Vito, pur riposando, mantiene al primo posto della classifica con 3 punti di distacco addirittura dalla seconda. Quindi ne aveva già ben 5. Dopo 4 giornate, 5 punti di distacco.
Quest'anno mi pare che San Vito faccia davvero seriamente per rientrare nella seconda categoria. E siamo agli sgoccioli e quindi è giunta l'ora di salutare i nostri ospiti. Grazie a Leo Di Marco, il portiere del Taverna. Buonasera. E grazie al presidente parrottino Giancarlo che ci ha invitato. Quindi Mimmo, mi raccomando, Mimmo e Fausto. E noi cercheremo di poter andare con le telecamere anche lì a Taverna. Certo. Cercheremo di fare il nostro meglio. Anche Taverna va invitata. Anche la città di Taverna, quindi grazie. E a tutti i cittadini. E buonasera a tutti. E io vi do appuntamento naturalmente a domenica prossima, sempre qui sul canale 89 del Digitale Terrestre. Non prima però di aver salutato Fausto Varano e Mimmo Cosentino. Grazie anche a voi. Grazie a te, Stefania, e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito fino a quest'ora, 11:15 in diretta. Grazie pure da parte mia, che mi hai sopportato nelle settimane che non c'è stato Fausto, adesso è ritornato. Ti sopporti lui adesso. Ho saputo che avete fatto un grandissimo lavoro, davvero, e non c'era assolutamente problema. Mi fa piacere però essere qua, devo dire la verità. Certo, anche noi. Grazie. Buona serata, a domenica prossima. Questo programma è stato offerto da... If so, if so.